Eh, buongiorno a tutte e tutti, eh, grazie mille di essere qua. Con un po' di ritardo canonico iniziamo. Eh, a me è l'onore oggi di dare un pochino il via ai lavori. Io sono Francesca Imparato di Arder, forse alcuni di voi già ci conoscono, eh, siamo la società consortile della Regione Emilia Romagna e ci occupiamo fondamentalmente di eh, sviluppo territoriale, promuoviamo l'innovazione, il trasferimento tecnologico, ci occupiamo anche di internazionalizzazione. E, mh, siamo qui. Oggi per parlare di un tema che c'è molto caro, la sostenibilità ambientale. E perché apro io uh, questa giornata? Perché abbiamo supportato la Regione nello sviluppo di, di questa seconda tappa dedicata al tema della sostenibilità. E, dicevo, come arter fondamentalmente supportiamo la regione in questo tipo di attività nello sviluppo di politiche e misure, ma anche nella, nella realizzazione di attività, eh, iniziative, eventi su tutto il territorio eh, per... Ehm, promuovere, ehm, connettere persone, creare collaborazioni anche tra attori molto diversi, dalla ricerca all'impresa, tra organizzazioni culturali e eh, fornitori di tecnologia ad esempio. Eh, ci occupiamo di tanti ambiti e settori, più o meno sono, quante sono le priorità della, della regione, quindi come dice sempre la mia collega Martina, la certificazione delle stufe a pellet al eh, settore culturale creativo. Ecco, io non mi occupo di stufe a pellet, per fortuna non saprei dove mettere le mani, ma sono all'interno del presidio Industrie Culturali e Creative. Quindi un gruppo di lavoro che lavora proprio su questo, sui vari sottosettori di questo universo, quindi dal patrimonio culturale alla moda, dai videogame allo spettacolo dal vivo. E qualche anno fa abbiamo iniziato una collaborazione che ora è stabile e solida con il settore patrimonio culturale della regione Emilia Romagna e quindi realizziamo insieme tante iniziative. Una una di quelle è proprio questa, ma che un po' ha origine in un percorso già avviato nel 2021 dedicato alla digitalizzazione del settore museale. Eh, e oggi parliamo di un altro tema fondamentale che è un po' eh, trasversale a tutti i settori, quello della sostenibilità. Eh, non voglio fare troppi spoiler perché vi darà Cristina Ambrosini maggiori dettagli, però siamo molto contenti di essere qua. Ringrazio anche eh, la collega Martina Lodi, i colleghi Sergio Romeo e Andrea Gianfanti che mi hanno aiutato nel supportare la regione per questa giornata e do la parola all'introduzione ufficiale di Cristina Ambrosini, dirigente del settore patrimonio culturale. Bene. Benvenute, benvenuti. Eh, come ha detto appunto Francesca, eh, questo è uno dei nostri incontri, ormai ci siamo abituati a incontrarci periodicamente. Con lo sviluppo di tematiche che ci accompagnano per un'intera annualità, ma addirittura come abbiamo fatto per l'accessibilità, ci siamo rimasti sopra un triennio no? in, maniera, in maniera importante e diretta. Eh, quindi è il secondo incontro che dedichiamo al tema grande della sostenibilità. Se vi ricordate a giugno. Eh, a R2B abbiamo fatto un affondo eh, sulla sostenibilità sociale. Oggi ci dedichiamo alla sostenibilità ambientale e poi abbiamo previsto comunque un terzo affondo con queste caratteristiche che dedicheremo alla sostenibilità economica. Sarebbe dovuto essere inserito nell'arco di quest'anno, quindi entro la chiusura del 2024, ma abbiamo fatto slittare anche questo perché doveva esserci a settembre. Perché, con, per via delle elezioni e appunto di tutto diciamo, un periodo che ci ha visto un po' penalizzati nella comunicazione e nella diffusione delle iniziative, quindi abbiamo preferito dedicarci, riprenderci un tempo più libero in tutti i sensi. Quindi eh, preparatevi perché ci sarà la chiamata per il terzo appuntamento sulla sostenibilità economica che slitterà adesso a grandi linee in primavera. Detto questo, eh, il nostro percorso. Eh, qui vedo tanti, tanti volti noti e conosciuti di responsabili di istituzioni museali che eh, hanno abbracciato a pieno no, questa logica e questo stile che abbiamo come regione di condividere temi che sono sicuramente di attualità, ma che ci toccano dentro dentro proprio la nostra carne di operatori museali tutti i giorni. E, eh, come ormai è nostra usanza, questi approfondimenti noi li vogliamo fare guardandoci in casa, ma soprattutto con un occhio a quelle che sono esperienze, testimonianze, buone pratiche, ma anche approcci eh, su linee guida e, e metodologie che siano di più ampio respiro, quindi a livello nazionale. E non facciamo mai fatica a trovare del, del compagni di viaggio molto interessanti eh, che, che sono assolutamente eh, importanti da portare alla conoscenza di tutte le, le nostre istituzioni e eh, anche oggi, per esempio, in virtù della collaborazione, della convenzione che abbiamo con ICOM Italia. Abbiamo eh, la fortuna e anche l'onore di avere con noi Michela Rota, che poi presento e che, appunto, modererà tutta la, la nostra mattinata. Ma eh, la cosa importante è che siamo andati, con l'aiuto di Arter, a eh, cercare di portare a disposizione di tutti noi delle eh, realtà che potessero davvero mh, metterci a disposizione quegli elementi di approfondimento utili per il percorso che ogni realtà museale sta facendo. Quindi non dimentichiamoci che siamo comunque all'interno della logica no? del percorso di accreditamento al sistema museale nazionale. Noi lo intendiamo sostanzialmente, no? ce lo diciamo sempre. Cioè in regione noi vogliamo, attraverso eh, le, le linee guida, i binari del sistema museale nazionale, far crescere la comunità dei musei eh, presenti in regione eh, cercando di riconoscere e potenziare al massimo quelli che sono i valori che queste comunità museali portano. E c'è una crescita effettiva che in questi anni ovviamente è stimolata ed è potenziata oggettivamente da un gettito anche di risorse no? che dal PNRR al FESR alle nostre leggi regionali sta investendo come una marea buona, diciamo così, eh, però sta impegnando tantissimo. Infatti i nostri volti, siamo a fine anno, lo dicono, lo dicono, ma siamo anche molto... Contenti e ci sentiamo no, consapevolmente responsabili di questa, di questa grande fortuna, cioè a vivere in questi anni. Abbiamo avuto anni di vacche molto magre, giusto? Dovendo, eh, adesso non è questo più il tema. Abbiamo voltato pagina, adesso eh, stiamo puntando tantissimo su un discorso di competenze, cioè tutto quello che stiamo. Calando a terra adesso, con delle progettualità che hanno visto ognuno di voi, gran parte di voi, impegnati insieme ad altre figure professionali interne all'ente, di appartenenza o anche con professionisti, no? con libri professionisti. Tutto questo adesso deve radicarsi e è puntare, ed essere la base per la crescita di competenze che consentano la durabilità di tutto quello che stiamo realizzando in questi anni. E quindi il nostro sistema, il nostro ecosistema regionale si sta interfacciando in maniera sempre più frequente e intensa perché dobbiamo capire bene no? cosa sappiamo fare noi, dove dobbiamo migliorare, a chi ci possiamo appoggiare e in che modo. Quindi vogliamo crescere nelle competenze e questa giornata di nuovo ce ne darà l'occasione. Questi sono affondi, eh, diciamo, sono pillole che ci dedichiamo no? nell'arco della nostra settimana lavorativa dedicate alla formazione e al confronto. E voi sapete che io insisto sempre dicendo che noi non ci dobbiamo sentire in colpa perché ci prendiamo questi momenti, no? Non ci dobbiamo sentire no, eh, tolti dal nostro ordinario, <ride> Elena, No, però eh, eh, non ci... gli altri si sentono. <ride> No, però è importante che invece eh, anche chi abbiamo lasciato a casa no, del nostro team eh, si convinca che è un arricchimento per tutti la giornata che viviamo oggi. E quindi io innanzitutto voglio ringraziare Arthur eh, che, e quindi con Francesca, Martina, Andrea e tutti i collaboratori. Voglio ringraziare Kilovat che ci ospita qui e non è un caso perché... Qui la Serra Madre è un esempio di una realizzazione, no? di, un esempio di rigenerazione urbana che, che va scoperto un po' da tutti noi, va indagato, va, va capito, va compreso, va interrogato, perché eh, può essere un luogo appunto, che, per noi, che anche in questa mattinata ci aiuta a, a contestualizzare gli argomenti che, che verranno trattati. Chiaramente, eh, voglio ringraziare eh, il team del settore patrimonio culturale e quello in particolare di Silvia Ferrari che oggi per un, un piccolo problema di salute non può essere con noi ma qui c'è Matteo Fornaciari c'è Barbara Fucci Ecco, Il lavoro che il Sistema Museale Regionale sta facendo, lo sapete perché le nostre eh, newsletter, il nostro sito, i social ve lo dicono, è un po' a tappe forzate effettivamente, non vi lasciamo da soli un momento e abbiamo tante proposte. Quindi, tema sostenibilità che avrà nel 2025 uno sviluppo anche. Oltre questi momenti di approfondimento, cioè vorremmo provare a mettere le basi per delle buone pratiche anche nelle nostre nelle vostre realtà, e probabilmente ne parlavamo prima e c'è già un'idea eh, che il settore patrimonio culturale sta eh, elaborando insieme al settore che si occupa, della regione sempre, che si occupa delle energie rinnovabili, vorremmo arrivare a fare una mappatura della situazione delle nostre realtà museali, nei nostri edifici, eh, rispetto alla, alla parte energetica, alla sostenibilità, eh, alla parte dell'impiantistica che, che, che esiste nel, nei vostri edifici per vedere a che punto siamo e che cosa possiamo fare per, eh, per così progettare un percorso di miglioramento che può essere graduale, perché in alcuni casi abbiamo dei nuovi eh, allestimenti in edifici rigenerati o nuovi. Nella maggior parte dei casi, noi viviamo in edifici che appartengono al patrimonio architettonico storico costruito con delle caratteristiche connotanti molto, molto. Vincolanti anche da un certo punto di vista, ma questo non vuol dire che non ci dobbiamo porre il tema della sostenibilità, no? E anzi, ecco, è proprio qui la sfida, perché, eh, e noi dobbiamo essere consapevoli che siamo comunque un'area eh, un di interesse molto elevato anche per chi si occupa di tecnologie pure applicate al patrimonio costruito. Quindi vedrete che nel 2025 vi chiameremo a raccolta con una ricognizione che. Ci impegniamo a fare in un modo il più soft possibile, senza angustiarvi con 15 pagine di, di questionario, ma cercheremo di essere essenziali. Ma questa è un'attività un che ci serve tantissimo per poter andare oltre no? anche queste giornate, che comunque rimangono una base importante. E io darei la parola adesso a Matteo Fornaciari del team del Sistema Museale Regionale per altre Altre precisazioni. Grazie. Allora, grazie Cristina, grazie anche da parte mia ad Arter, a Kilowatt e un saluto a Silvia Ferrari che speriamo essere connessa in questo momento. A me una rapidissima parentesi, richiamando un po' quello che effettivamente, come già Cristina citava, stiamo facendo a livello di sistema museale regionale e di settore patrimonio culturale. E allora mi collego ad uno dei termini chiave che lei ha già citato, che è quello delle competenze. Abbiamo terminato giusto ieri il corso, perlomeno per la parte sincrona, il corso di EcoSmart. Eh, che insieme anche ad altri enti, una cordata con Promopia, Fondazione per il Sud ed altri, ha tentato e sta tentando proprio di inserire quell'ottica di sostenibilità a livello culturale. Passandolo e formando anche degli specialisti nel settore che possono essere diffusi, che possono un domani essere anche messi in rete proprio in quell'ottica di competenza e in quell'ottica di sostenibilità a 360 gradi. E allora su questo mi riconnetto ovviamente agli ambiti di sostenibilità che in questi incontri stiamo affrontando e che si connettono a loro volta a quei principi ESG di governance ambientali e di impatto sociale che in qualche modo stanno e sono già naturali all'interno del patrimonio culturale e del sistema museale, ma che in qualche modo oggi abbiamo necessità di andare a riscoprire, riscoprendone anche le terminologie, riscoprendone anche i concetti base, parlando su questo anche con gli altri mondi. In particolare uno dei mondi che Cristina... Ha già citato e che mi permetto di riprendere è esattamente quello del settore regionale che si occupa di ehm, energie rinnovabili, di riciclo, di gestione dei rifiuti e di green public procurement. Che in qualche modo oggi andiamo a riprendere anche, a citarci come possibili esperienze da pensare, da raccogliere, da mappare per rendere il patrimonio comune di tutto il sistema. E ancora, il sistema e il settore patrimonio culturale, il sistema regionale, lavora sui bandi in maniera sempre più attenta anche agli impatti ambientali. I bandi relativi al PNRR, borghi ehm, e non solo, hanno già al loro interno obbligatoriamente quella famosa dichiarazione del DNSH. Bene, questa dichiarazione in realtà come principio affiancata anche come criterio premiante, ai criteri CAM, quei criteri ambientali minimi che in qualche modo continuano a ritornare e che in particolare per il settore patrimonio culturale sono trasversali, perché riguardano quelli che sono in particolare gli eventi e parlano a vari ambi ambiti e settori di sostenibilità. Bene, rientrano e sono già rientrati all'interno dei criteri che il settore ha previsto anche per quello che riguarda il bando verde blu, anche per quello che riguarda il digital humanities, che in qualche modo di nuovo ci parla di sostenibilità, in particolare attraverso, attraverso la digitalizzazione. Questi sono i primi elementi sui quali ci stiamo muovendo, il settore si sta muovendo, mi permetto di richiamare, mutuandolo da una precedente relazione anche di Cristina, un passaggio che in questi termini... Il settore sta, e il sistema museale sta tentando di fare. Che è un passaggio da quella che è l'accessibilità, il design for all, quei tre passi anni di lavoro che già sono stati fatti e sono patrimonio, che speriamo poter essere condiviso, poter essere comune a tutto il sistema, per andare verso una sostenibilità. Che potremmo definire integrata a 360 gradi che guarda direttamente agli obiettivi dell'agenda 2030 e quindi a quei famosi SDGs che in qualche maniera ci parlano di continuo e in particolare su queste tre dimensioni quella ambientale quella dell'impatto sociale e speriamo anche quella della sostenibilità economica che un domani ci parlerà di nuovo questo passaggio del settore da accessibilità ha una visione completa di sostenibilità a 360 gradi e quello sul quale stiamo cercando di sviluppare le competenze e di indirizzare l'intero settore, in particolare poi, grazie ai bandi che si citavano e grazie agli interventi anche di formazione. Speriamo. Nel 2025 di poter avere la vostra attenzione, la vostra risposta alla nuova indagine, alla nuova mappatura che in qualche modo faremo partire, proprio perché in questo senso potrebbe essere di nuovo patrimonio e scambio comune da poter essere messo a sistema per nuovi interventi e per nuova conoscenza, conoscenza condivisa. Su questo mi taccio. Adesso chiaramente nel ringraziare tantissimo Kirovat perché ci ospita qui, do la parola a Massimo. Massimo, Massimo. No, non conosco il cognome, fa niente. Massimo. Ma. Massimo Marini. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Eh, è molto bello avervi qui, ma non vi ruberò molto tempo, eh, solo per spiegarvi un po' dove siete. Eh, con Arter eh, lavoriamo molto ehm, per prossimità e visioni. Sono anche molto contento perché lavoriamo anche molto con la Regione. Anzi, diciamo che eh, la Regione Emilia-Romagna ha contribuito in modo sostanziale grazie a un bando che ci ha dato un finanziamento che ha permesso di chiudere questa, che è diciamo, l'ultima parte della rigenerazione degli spazi delle sale dei giardini Margherita. Che come Kilowatt, di cui sono uno dei soci fondatori, abbiamo avuto in gestione grazie a un bando del Comune di Bologna dieci anni fa ormai. E, cosa dirvi? Eh, ehm, in questo senso ci troviamo molto allineati con i discorsi che state facendo, perché questo spazio in cui vi trovate, e un po' tutte le serre dei Giardini Margherita, nascono per proporre un progetto di partnership pubblico-privato, eh, in cui abbiamo provato a immaginare un modo cooperativo, perché noi siamo una cooperativa di fare impresa sociale, di fare impresa culturale lavorando all'interno di spazi pubblici. Eh, crediamo che in qualche modo ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo attraverso due driver principali, che sono quelli della bellezza, perché è un valore che abbiamo messo comunque sempre a un posto molto alto rispetto ai nostri, alla nostra visione. E sicuramente quello della, della sostenibilità in senso, eh, in senso non solo ambientale, in senso sociale, in senso proprio di ehm, capacità di pensare di intervenire nel, nella realtà eh, generando impatti. Ecco, queste sono dimensioni che noi abbiamo molto chiare fin dall'inizio. Nell'agire, nel, nel, nel proporre quello che proponiamo a tutti i livelli, sia, eh, come, sia come società che produce servizi, ma anche come gestori di uno spazio pubblico. Eh, ci poniamo sempre il punto di quale cambiamento stiamo cercando di portare nel, nel mondo che ci circonda. Ecco, il cambiamento che, che noi stiamo cercando di portare è eh, di ehm, rivivere il verde urbano in modo nuovo, in un modo che può e vuole unire eh, l'arte, il fare impresa, la ricerca, in un unico frame che si autoalimenta in maniera virtuosa, questo è quello che speriamo e quello che ci auspichiamo. In particolare questo dove siete ora, Serra Madre, è uno spazio che ha avuto una gestazione molto molto faticosa perché aveva una previsione iniziale di investimenti di un certo tipo, in, in mezzo c'è stato c'è stata mh, la guerra in Ucraina, per esempio, che ehm, ha fatto saltare tutti i costi dei materiali. Qua siete in un posto che è fatto di ferro e vetro, che sono i due, i due materiali che, con, che con la gara in ucraina, hanno eh, subito dei costi. Vabbè, comunque eh, ci siamo trovati in un frangente, vabbè, ma la, la, lo abbiamo attraversato. E comunque è stato progettato, ehm, innanzitutto, sin dall'inizio, con eh, un, eh, altissimi livelli di efficienza ehm, ecologica. A partire da questi vetri che vedete, che hanno un livello di eh, ehm, rifrazione e di conservazione del calore altissimo, questo ci permette di risparmiare fortissimo, molto sulla climatizzazione. Tutti gli impianti di climatizzazione, da quella a pavimento a quella laterale ad aria, sono, vengono tutti da fonti al 100% rinnovabili. Grazie al lavoro che facciamo ormai da anni con una. Eh, società che abbiamo incubato qua dentro e che poi è diventata la nostra partner che sono eh, questa società che si occupa di acqua ponica di cui potete vedere un esempio già nel tavolo in quel tavolo eh, che è lì nella zona dell'orto ma che poi abbiamo recuperato qui perché loro eh, stanno, lavorano da anni su un sistema che è quello della coltivazione fuori suolo quindi attraverso il recupero delle acque reflue eh, questa serra, eh, tutte le acque reflue vengono convogliate in una vasca che è, che, che è là fuori e rientrano in circolo e vanno a eh, irrigare eh, tutte le nostre piante, comprese quelle che poi producono ehm, le aromatiche, le piante che direttamente dal nostro orto vanno alla nostra cucina a centimetro zero. Eh, allo stesso tempo eh, questo, po questo posto nasce per eh, ospitare anche d'inverno, era quello che ci mancava, uno spazio al chiuso, le nostre produzioni artistiche. Eh, nasce per essere un centro di produzione culturale che va proprio a interrogare ehm, quell'intersezione tra eh, l'arte, gli artisti che stanno lavorando sul cambiamento climatico, eh, i ricercatori, il mondo della ricerca che sta lavorando su questi temi e le imprese. Per provare in questa triangolazione auspicata, non ce la siamo inventata, eh, eh, la von eh, der Leyen per prima mh, ha, ha avuto questa visione eh, in seno alla Comunità Europea, quindi, però, di provare a proporre dei cambiamenti di linguaggio, eh, dei nuovi mindset, dei nuovi mh, approcci eh, che ci permettano di eh, affrontare il, la drammatica fase di cambiamento e di transizione che stiamo attraversando con nuove modalità non, 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 mi, non mi dilungo molto e vi lascio felicemente al continuo dei vostri lavori grazie mille grazie massimo grazie massimo davvero e quindi anche vivere questa giornata qui ha molto più senso ecco in questo allora io adesso voglio invitare michela rota che presento e che ringrazio ancora Michela Rota è architetta e dottore in beni culturali presso il Politecnico di Torino, è esperta in scienze della sostenibilità e con riguardo particolare all'ambito museale, museologico e museografico. Per, e quindi si occupa di progetti che appunto abbiano come focus principale la sostenibilità, progetti di architettura e di valorizzazione per musei e beni culturali. Per noi, eh, appunto, eh, eh, in virtù della convenzione che abbiamo anche con, eh, con Icom Italia, sappiamo, eh, Michele è membro del comitato internazionale ICOM dedicato alla sostenibilità e Sosten coordinatrice del gruppo di lavoro Icom Italia Sostenibilità Agenda 2030. Mm, tanti progetti di ricerca, collaborazioni importanti anche con uh, sistemi museali appunto in Piemonte e abbiamo chiesto a lei, appunto di aiutarci a, a, così, a fare questo carotaggio sulla sostenibilità ambientale stamattina perché ci è sembrata la persona più giusta da questo punto di vista. E quindi io lascio la parola a lei e ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare anche gli altri ospiti che abbiamo intercettato e che, e che, insomma, ci portano delle esperienze importanti da cui pensiamo di avere molto da imparare. Quindi, grazie a tutti. Grazie questo sì grazie eh, Cristina grazie a Kilowatt che ci ospita grazie alla regione Piemonte alla regione eh, Emilia Romagna <ride> eh, sono fuori sede <ride> arrivo da Torino quindi e, mm, grazie a Arter e, e, e anche poi ai, ai relatori che ci saranno dopo e poi introdurrò dopo eh, se mettiamo già anche la, la, la visualizzazione, eh, in questa diciamo, prima introduzione, eh, prima di, di, appunto, di entrare un po' nella discussione, in casi pratici che possono essere eh, di aiuto per calare nella realtà quello che eh, io vi presenterò eh, all'inizio. Eh, appunto volevo fare una volata su quella per darvi un po' un panorama perché sicuramente tanti di voi alcune di queste attività le hanno già eh, avviate però quello che a me interessa portare è comunque un'idea un, un di un approccio Uh, o più approcci comunque che hanno a che fare con una sostenibilità integrata. È vero che oggi ci concentriamo sulla sostenibilità ambientale, ma come è stato detto, comunque innanzitutto bisogna tenere presente il fatto di Uh, muoversi um, su un, un panorama che tocca sempre tutte e, e, e quattro le dimensioni diciamo che l'aspetto la, la, culturale è quello che è trasversale a tutte queste giornate ma poi appunto quando vado a parlare di sostenibilità ambientale è impossibile non andare a toccare la dimensione della socia sociale oppure quella uh, economica e um, Prima ancora eh, di, um, di andare a vedere che cosa possono fare i musei o gli enti culturali, a me piaceva un attimo andare a vedere che cosa sta succedendo nel panorama nazionale, anche un po' per relazionarci sempre come, come settore e anche recentemente, a forza di comunque insistere, promuovere e lavorare su questi temi, l'Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile, che appunto ha fatto queste indagine, nel 2024, em fa emergere come ehm, appunto quali sono gli atteggiamenti i cambiamenti di, di, di conoscenza atteggiamenti e comportamenti degli italiani in materia di sostenibilità e eh, appunto si parlava prima ehm, anche di, di cambio di atteggiamento di, eh, di mentalità e c'è a livello diffuso ehm, una consapevolezza maggiore, soprattutto negli ultimi anni, si vede di anno in anno eh, dei risultati maggiori sulla dei migliori sulla sostenibilità, il 77% degli italiani è, è coinvolto nei confronti della sostenibilità e il 50% diciamo è promosso in quanto a conoscenza del vocabolario della sostenibilità e quasi il 90% chiede che. Eh, al paese di investire in fonti rinnovabili e alle aziende, pur essendo consapevoli eh, del fatto che comunque molte volte c'è un impegno economico importante e quindi eh, hanno comunque anche un, un, un occhio critico sul tema. Quindi anche nel fatto di rafforzarsi con un pubblico e con le comunità, anche sapere da, da dove si parte. E, eh, però appunto che cosa succede nel settore eh, dei, dei musei e della sostenibilità? Nel 2022 eh, Analisa Cicerchia e Solima hanno fatto un'indagine a cui hanno risposto circa 700 persone, sia giovani che, che non, sia universitari che altri, ed è emerso facendo un'indagine, eh, andando a porre un questionario chiedendo alle persone di avere in mente un riferimento, un museo che loro conoscevano bene che avevano visitato e quindi andando a pensare a un museo in ottica di sostenibilità è emerso da questo campione di 700 persone che non è poco che il 70% è convinto che attraverso l'arte e la cultura sia possibile trasmettere un messaggio eh, più efficace a favore della sostenibilità ambientale, era dedicato l'85% si è dichiarato in disaccordo, era una domanda provocatoria, sul fatto che la missione primaria dei musei sia esclusivamente quella di fare cultura in senso lato adesso, eh, per quanto questa sia una definizione un po' difficile, e che l'educazione alla sostenibilità ambientale spetti invece ad altri soggetti. E il 62% degli intervistati era invece interessato al fatto che eh, i musei dovrebbero comunicare maggiormente questi aspetti all'esterno, queste eh, iniziative di sostenibilità ambientale. E il 34% eh, dichiarava proprio il fatto che eh, l'adozione di politiche di sostenibilità potrebbe rappresentare uno dei criteri di scelta per decidere se visitare un museo o meno. Questo soprattutto eh, è una risposta del target eh, giovani, però è, è comunque una tendenza che si sta creando, quindi è anche importante andare a vedere questo, ehm, questo quadro. Andando poi invece sui, ehm, a, a partire poi de, del settore culturale, io vi faccio un po' una volata di quelli che possono essere gli approcci. Diciamo che a livello istituzionale ICOM eh, si rivolge ai goal dell'Agenda 2030 e i musei, gli enti culturali, ormai dichiarato in tutte le ehm, dichiarazioni ufficiali dalle Nazioni Unite, UNESCO, ICOM e quant'altro, ormai è chiaro quanto i musei possano ehm, occuparsi di eh, sostenibilità sia proprio a livello... Ehm, interno con eh, interventi sui loro edifici ma anche poi per un ruolo di advocacy quindi coinvolgimento eh, anche delle comunità e per sensibilizzare l'opinione pubblica proprio per lavorare su questo concetto di, di benessere del pianeta e delle società per il futuro e dal passando si può passare anche nella in questo approccio, da una visione dei goal come la conosciamo classica, invece a un'altra dove metto al centro l'azione climatica e quindi riorganizzo tutte le attività e i goal eh, con, questa, con questa visione. Recentissimo, giusto per dare un quadro anche internazionale di che cosa sta succedendo, a Salvatore de Bahia eh, poche settimane fa c'è stato il G20 Cultura e anche lì, di nuovo, come era già successo nei precedenti, si riafferma il ruolo centrale della cultura per le azioni climatiche di, di mitigazione, adattamento, tutto il tema anche degli impatti del cambiamento climatico sul settore culturale. Non dico niente, perché qua in Emilia Romagna questo fatto, anche sulle dati, indagini, o, o comunque um, è, è evidente. Uh, di quanto appunto gli impatti climatici hanno impatto sul, sulla cultura, sui musei, ma anche viceversa, di quanto può essere fatto uh, per migliorare questo quest approccio o comunque di diffondere questo cambio di mentalità. E um, si sente parlare tantissimo adesso di futuri eh, sviluppi, eh, futurologia, però per lavorare in questi processi di cosa succederà in fut nei pos futuri possibili è necessario comunque ragionare sul presente e su un cambio di mentalità, perché sennò no, altrimenti non, non avviene questo passaggio e tutti quelli che sono i tecnicismi rimangono poi dei passaggi che portano a continuare più o meno l'onda di, di, eh, di, di inazione che ci può essere ancora o resistenza. Venendo al caso italiano, mi fa piacere ricordare anche che c'è questa strategia nazionale di sviluppo sostenibile che è stata tra, diciamo, tradotta e declinata poi per le regioni, le città metropolitane e ehm, le province autonome. Perché è stato introdotto, grazie anche a un progetto che, che abbiamo portato avanti con ICOM e alcuni di voi erano anche membri di questo, di, erano partecipi um, di, questo, di questo progetto, è stato introdotto il vettore cultura per la sostenibilità. Cioè, ormai diciamo, il mondo dell'amministrazione politica conosce questo, il ruolo fondamentale della cultura per la sostenibilità. Molto interessante che sia stato. Il Ministero dell'Ambiente allora era Transizione Ecologica a riconoscere questo vettore eh, della cultura per la sostenibilità. Quindi diciamo che anche altri enti, altri ministeri vanno a riconoscere questo ruolo della cultura per un cambio di di paradigma. E eh, proprio promuovere la cultura come fattore abilitante dello sviluppo umano e sostenibile. Um, visto appunto questa alleanza della regione con ICO, mi fa piacere ricordare che nel 2019 era stata promossa questa risoluzione numero uno sulla sostenibilità, dove... Um, ICOM supporta uh, tutti i musei um, a, a impegnarsi per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 e riconoscere e ridurre il nostro impatto ambientale, inclusa l'impronta di carbonio e contribuire a garantire un futuro sostenibile per tutti gli abitanti del pianeta umani e non umani. Soprattutto da questa mi interessa mettere in evidenza questo aspetto perché io sono sicura che poi dopo em emergerà anche questo questo approccio di relazione, del, di, di un insieme ehm, di, di relazioni. e eh, Si è arrivati poi nel 2022 alla nuova definizione di museo dove è stata inclusa finalmente la sostenibilità. Come gruppo internazionale di ICOM che è stato, eh, sì, è stato ehm, creato, diciamo che si è organizzato questo gruppo comitato internazionale all'inizio di quest'anno. E tra le varie attività è stato promosso questo action plan sulla sostenibilità non so se sono io che lo spengo toccando forse no vabbè ma non importa questo action plan sulla no non sono io perché non ho fatto accento adesso questo action plan sulla sostenibilità è uno strumento eh, gestionale che, viene, ehm, che sta per essere tradotto in italiano e anche lanciato e promosso da Icomitalia, che permette su queste cinque macro aree di ragionare un po' per avviare, è uno strumento utile per avviare eh, un percorso, per riconoscere a che punto è l'istituzione, quindi si è voluto dare questo strumento e stiamo organizzando dei workshop anche. Uh, a livello internazionale, proprio per aiutare anche, sono stati fatti con dei comitati internazionali di ICOM o anche uh, con i direttori di vari musei. E le aree strategiche sono queste: visione, lo vedremo anche poi dopo di nuovo, strategica, leadership, risorse, collaborazione, strumenti, supporti, e poi monitoraggio, valutazione e comunicazione. C'è un gruppo italiano sulla sostenibilità Agenda 2030, che ha proprio lo scopo di promuovere queste buone pratiche e le piattaforme di dialogo sulla museologia e museografia contemporanea per la sostenibilità, mettendo in evidenza anche quelle che sono le problematiche. Perché non possiamo far finta che vada sempre tutto bene, che non sia un percorso anche eh, tortuoso e, e complicato. Quindi, diciamo che. Quando decido quando, come partire eh, non sempre è, è facile mettere in fila tutto un percorso integrato per un progetto di sostenibilità dell'ente museale. Ho detto come anche i Comitalia avevamo portato avanti questo progetto che si chiamava Musei Integrati e avevamo un po' analizzato lo stato dell'arte. Partecipavano 30 musei, quindi diciamo che non è un, un campione piccolo, era però rappresentativo del fatto che principalmente i musei si occupano di aspetti educativi, però la metà erano, iniziavano a ragionare con progetti sull'ambiente. Poi sui goal, invece i, i goal maggiormente ehm, diciamo, di riferimento per i musei e gli enti culturali sono l'istruzione di qualità, di nuovo quindi educazione, il, per ridurre le disuguaglianze e poi lavorare sulle città e le comunità sostenibili. Però appunto andiamo a vedere un attimo qual è il progetto, l'approccio e le, le aree di progetto su cui possono lavorare i musei. Un approccio che è fondamentale, che va anche un po' in quell'ottica di rapporto umano-non umano, è questo approccio One Health, ovvero ehm, si basa sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema sono indissolubilmente legate. E questo approccio sta sempre più entrando nei progetti pubblici ehm, o comunque degli enti culturali che quando portano avanti un'azione si rendono conto che devono fare un buon bilancio su tutte queste tre dimensioni. E questo è anche vero, è stato già citato prima, sul discorso del, uh, dei, di tutti i progetti finanziati dal PNRR dove viene richiesta relazione, questa relazione, donò significa arm ovvero che tutti gli interventi non devono arrecare danno significativo all'ambiente e il 37% del budget deve essere allocato per le risorse per la transizione ecologica e vengono date anche sei macro aree eh, dove vado a realizzare delle progettualità, quindi anche se faccio un discorso, un progetto, Uh, sia infrastrutturale sicuramente, ma un progetto che ha a che fare con le comunità o tutto, devo cercare comunque di lavorare su queste, su queste aree e su questi sei criteri che toccano la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento, l'uso delle acque, l'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità. Poi, quindi, è già stato detto fondamentale considerare l'approccio circolare. Non vado oltre, per arrivare poi a un po' questo approccio integrato. Quali sono proprio le macro aree su cui i musei possono lavorare? E qui, diciamo che io mi, mi ispiro a quella che è la, la metodologia ha messo appunto è anche pubblicata nel libro Musei per la Sostenibilità Integrata, che individua queste cinque aree che sono l'organizzazione e la governance, edificio impianti, collezione e allestimenti, museo diffuso, quindi il rapporto con il territorio e il rapporto con le comunità. Per chi si occupa di sistema museale nazionale, chi ha visto gli standard museali, i livelli minimi di qualità, riconosce che queste aree sono le stesse che vengono indagate con i livelli minimi di qualità. Quindi quello che si cerca di fare è usare un linguaggio che i musei conoscono, mandando ad inserire dei criteri di sostenibilità in ciascuna di queste aree ci sono tutta una serie di iniziative, di attività che i musei possono mettere in campo. E quindi velocemente io vado a dire che per quanto riguarda la, la governance, abbiamo già visto che c'è quello strumento dell'action plan, ma è importante che finalmente il museo lo individui nella missione: l'impegno per la sostenibilità e dicendo quale e come. E quindi pianificare anche in maniera strategica dei passaggi che siano integrati e siano anche, abbiano un orizzonte di breve, medio e lungo termine. E quindi anche tutto il progetto di accompagnamento va proprio in quest'ottica um, di, di passaggi successivi. Ci siano ovviamente delle risorse, competenze dedicate e uh, ci siano poi anche tutti... Una serie di analisi che vadano a riconoscere anche quali sono gli impatti che io vado poi a ehm, valutazione impatti di questo percorso, per arrivare poi a qualcosa che si chiama bilancio di sostenibilità, dove sempre più enti si stanno comunque impegnando per rendicontare e dare questa rendicontazione pubblica e trasparente di quello che viene fatto per la sostenibilità. È interessante andare a vedere che se nella missione del museo c'è già la sostenibilità, non farò un bilancio di sostenibilità, questo ad esempio è un passaggio che ha fatto il museo di Trento, ma diventa di nuovo un bilancio sociale, un bilancio di missione, perché nella missione del museo viene integrato il tema della sostenibilità. Quindi c'è anche un po' questo passaggio di, di linguaggi e di visioni. E comunque, è sempre un percorso che si ripete perché io dopo che ho fatto dei tentativi sperimento, miglioro e poi vado di nuovo pian piano a migliorare delle situazioni. Quindi non, non si tratta di fare tutto subito, ecco, però di avere una visione larga che va a toccare dei temi e, e mette in campo delle, delle azioni. Tantissimo può essere fatto sull'edificio museo. Ecco, una cosa è stata detta prima, eh, tanto lavoro sull'accessibilità e la sicurezza, quelli diciamo che sono dei prerequisiti necessari, come luoghi aperti al pubblico. E, um, e poi invece sull'edificio ci sono tanti, tante azioni che possono essere fatte anche proprio per migliorare gli impatti, um, riorganizzare gli spazi con criteri di sostenibilità oppure anche eh, ragionamenti per eh, il benessere degli occupanti delle collezioni e per la conservazione preventiva e programmata quindi per chi faccio questo nel, quando intervengo sul museo per le collezioni per il pubblico per il personale comunità e ambiente c'è un passaggio che è anche questo eh, importante da un aspetto dell'edificio diciamo un approccio orientato essenzialmente alla agli aspetti energetico ambientali, ad uno invece che considera più il benessere, mette al centro la persona e il suo benessere, quindi quello che segue un po' i protocolli che vengono chiamati eh, well building standard, dove i parametri consolidati eh, che sono il comfort termico, l'illuminazione, acustico e la qualità dell'aria se ne aggiungono altri che sono appunto l'acqua, il nutrimento, la luce, il movimento all'interno degli spazi, il rapporto bio, della biofilia quindi con l'elemento naturale, il suono, i materiali e anche il benessere mentale. Quindi questi protocolli considerano tutti questi aspetti. E sono tanti, so che sto dicendo tante cose assieme, però è anche un po' per dare un, un senso eh, degli approcci nuovi che ci sono in questo momento e eh, quindi proprio per accrescere il benessere delle persone che vivono questi spazi. Abbiamo citato, è stato citato prima il tema dei criteri ambientali minimi, impossibile quindi agire con gli edifici senza considerare ormai questi criteri che sono obbligatori per la pubblica amministrazione e per gli enti culturali, si può sempre fare riferimento anche per piccoli acquisti, quindi carta stampanti cartucce, quindi senza poi arrivare agli eventi culturali o piuttosto quando devo fare delle ristrutturazioni eh, importanti o di retrofit energetico e allora a quel punto andrò a considerare magari cam edilizia e ovviamente per applicare questi è necessaria una relazione e soprattutto per i cam edilizia avere comunque un esperto cam ma mentre invece quando vado a fare gli appalti green procurement per la carta, cartucce e quant'altro è una cosa che il museo può fare l'ente culturale in maniera indipendente anche CAM sul verde pubblico ci sono un po' tutti i, gli argomenti e se man mano vengono introdotti sull'edificio museo ecco un'altra cosa che mi preme a mettere in evidenza è il momento in cui io avvio un percorso è fondamentale andare a fare una lettura dello stato di fatto cioè per avviare anche un po' un momento di consapevolezza per poi dare in mano delle progettualità e iniziare anche dei, dei retrofit o delle ristrutturazioni importanti. Quindi analizzare o con un Green Facility Report che va a fare un po' un quadro di tutto quello che è ehm, la struttura, oppure con degli audit energetici, ma anche fondamentale il discorso del monitoraggio ambientale. Ci sono delle linee guida già rilasciate da parecchio tempo dal Ministero quando vado a fare anche degli interventi, quindi supporto ce n'è parecchio. Questo strumento del Green Facility Report che è stato messo anche un po' ehm, in appunto in Regione Piemonte eh, dal Politecnico perché i musei che facevano un percorso di standard, che non raggiungevano lo standard, venivano un po' accompagnati con un'analisi sulle proprie strutture per mettere in evidenza le principali criticità e potenzialità e quindi misurare anche la performance, intraprendere un percorso più sostenibile per massimizzare anche le prestazioni energetiche, ma non solo. Quindi è un po' un'analisi un che viene fatta all'inizio di un percorso. E eh, è una, diciamo una lettura che poi restituisce delle schede con delle piante, degli schemi, del, delle, mh, dei testi, quindi delle fotografie. Quindi è proprio un documento come il Facility Report, un po' dei prestiti, ma con una lettura anche sull'edificio per la sostenibilità. Rimetto qua il tema della conservazione preventiva e del monitoraggio ambientale, perché non è qualcosa che è dimenticato ed è legato al passato. È qualcosa che è molto funzionale anche proprio in ottica di sostenibilità eh, ambientale. Sapere un po' ehm, sia l'andamento quindi de della eh, qualità eh, del dell'aria interna, termini di temperatura, umidità e, e illuminazione, ma perché questo aspetto è anche importante per avviare poi, eh, raccogliere questi dati per dei retrofit energetici anche alla luce del fatto che nel 2023 sono state rilasciate queste nuove linee guida del gruppo Bizò, ehm, praticamente eh, sostengono, cioè mettono in evidenza finalmente che quei parametri della letteratura dei 40-60% di umidità relativa e 16-25% di temperatura con le variazioni giornaliere, settimanali e cosa non ha fondamento scientifico. Quindi un pool di eh, esperti conservatori a livello internazionale si sono uniti e hanno dichiarato appunto questo aspetto. Tant'è che musei in giro per il mondo hanno iniziato a rivedere un po' questo aspetto perché mantenere quei parametri vuol dire anche avere degli impianti molto performanti con dei costi anche energetici molto alti. E quindi non si consiglia, non consigliano di sostituire quei range con altri, ma di valutare a seguito di analisi dei conservatori e monitoraggio ambientale lo stato delle, delle conservazioni e, e provare a vedere cosa funziona meglio. Ad esempio, il uh, RIS Museum di Amsterdam con degli ma non solo, tantissimi musei hanno iniziato con gli spegnimenti notturni e eh, andando a fare anche comunque dei risparmi energetici del 20% solo proprio con questi cambi. Per chiudere un po' ancora il tema anche del, del non possiamo dimenticare ormai eh, il tema dell'intelligenza artificiale, che eh, appunto non era il tema della giornata, ma salta fuori anche qui, perché ha un impatto molto forte. Se generi un'immagine con la i, consumi quanto una ricarica di un cellulare. Quindi bisogna anche un attimino uh, andare a prendere in considerazione questo aspetto, ma ad esempio ci sono musei, qua ho citato il Prado per non prendere nessun italiano e non far dorda a nessuno, implementando dei server verdi che riducono significativamente il consumo di energia, oppure dei sistemi predittivi che adottano ad esempio i, i BIM, uh, Building Management System, per andare a vedere un po' e quindi anche in questo caso l'intelligenza artificiale viene in aiuto, quindi bisogna anche un po' eh, vedere quando serve, come serve e come andare a migliorare dal punto di vista anche de della sostenibilità l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, senza andare a toccare poi tutti i temi etici che si porta dietro. So che avete fatto qua in Emilia Romagna tutto un convegno sull'economia circolare e gli allestimenti, quindi ricordarsi anche questi aspetti degli allestimenti sostenibili e poi tutto il discorso del concetto del museo diffuso in rapporto... Con le comunità e col territorio, eh, diciamo che quello che viene fatto qua a Kilowatt è anche un po' un buon esempio di quello che può fare un museo: mettere in pratica delle relazioni, proteggere e valorizzare il patrimonio culturale. Un aspetto interessante, cioè quindi anche legato poi alla mobilità green, alla sostenibilità degli spazi esterni, ma una cosa interessante che mi preme mettere in evidenza è anche questo tema della ricerca e della citizen science. Sempre più musei. Sono enti di ricerca in rete con altre istituzioni e um, c'è un, uh, un comitato italiano, un network italiano di citizen science e anche qua in Emilia Romagna, adesso non voglio fare torto a nessuno, però so che l'Università e um, Ferrara, sia l'Emilia Romagna, ha un futuro, lo facciamo insieme, quindi ha tutto un, uh, un progetto di, di citizen science, ma anche... Il Museo di Ferrara ha un progetto eh, di citizen science proprio anche con la città, ehm, dove il cittadino diventa poi esso stesso ricercatore, e ma in questo senso anche il museo è molto importante come ente perché si sì, può lanciare questi progetti che sono anche globali. Però all'interno del museo ci può essere anche un momento di formazione per spiegare come raccogliere i dati e quindi c'è anche questo ruolo a supporto della ricerca. Io vi ringrazio e, e concludo un po' qua questa volata. Allora, io adesso farei il non so se c'è qualche commento, qualche considerazione, ma lo lascerei magari per la parte, la parte finale. Invece, io adesso vorrei introdurre eh, i, i relatori. Non so se penso che sia meglio se tutti salgono sul, sul palco. Insieme, prego. Perché nell'introdurre i, i nostri relatori, che sono Stefania Ricci del Museo Salvatore Ferragamo, eh, direttrice del Museo Ferragamo e anche della Fondazione Ferragamo, Giuseppe Vignali, che è il direttore del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, e eh, a, online abbiamo anche Andrea Conte dello Studio Andreco. Um, e uh, Brita Köhler che è responsabile dei servizi al pubblico del Museion di Bolzano uh, andiamo un po' a vedere come questi musei hanno accolto la sfida della sostenibilità e hanno messo in pratica um, alcune o altre eh, delle, delle possibilità e delle azioni che un po' abbiamo uh, presentato sino ad ora io mh, farei un, una cosa, un doppio giro di tavolo e con due domande che facciamo ai, ai nostri relatori e poi alla fine mi piacerebbe comunque anche avere un po' di feedback da parte vostra. E, eh, nel, nella prima, diciamo, giro mi piacerebbe capire come le vostre eh, istituzioni hanno ehm, messo in pratica questo, ehm, il tema della, della sostenibilità eh, ambientale. E poi invece, in un secondo diciamo, momento, ma non siamo così rigidi, quindi prendetevi pure in un discorso la libertà che volete: come questa sostenibilità ehm, invece tocca a mettere in relazione i vostri enti con le comunità, quali sono le pratiche di partecipazione, di coinvolgimento che ehm, appunto mettete in atto con le comunità, ma anche eh, poi se ci sono degli, degli aspetti critici, comunque. Del, delle, mh, mh, dei momenti in cui vedete che alcune cose non vanno come, come vorreste. E, mh, io inizierei eh, appunto da, da Stefania Ricci, che ho già detto appunto, direttrice del Museo Ferragamo, che anche lei è da parecchio che si occupa di questi temi. Dunque, buongiorno, grazie di questo invito. Uh, prima cerco di, di dirvi cos'è il Museo Ferragamo. Noi siamo un museo d'impresa legato all'azienda di moda, che è un'azienda che ha una lunghissima storia, molto rappresentativa anche del Made in Italy. Noi facciamo parte eh, di questa associazione di musei eh, d'impresa. Eh, siamo partiti in otto molti anni fa. Abbiamo iniziato questo percorso nel 2008. Oggi siamo a 140 musei distribuiti in tutta Italia. E, eh, facciamo parte anche del gruppo di lavoro di Icom sulla sostenibilità. Nel 2016, grazie a Musea Impresa, siamo stati forse l'unico museo che ha risposto alla chiamata di fare tutto il processo di certificazione per essere il primo museo green d'Italia: quello per la riduzione eh, dei gas serra eh, soprattutto ma anche eh, per la parte energetica, un processo che era stato già avviato dall'azienda, quindi in questo noi siamo stati eh, facilitati. Tutte le nostre ehm, attività sono rendicontate nel bilancio sociale che l'azienda ha istituito già da diversi anni, è stata una delle prime aziende a fare il bilancio sociale, grazie anche all'attività del museo abbiamo vinto il primo, la, il primo anno che c'era. Questo del bilancio eh, sociale abbiamo vinto anche il premio per il migliore eh, bilancio sociale. E ehm, poi anche, eh, abbiamo esteso tutto questo lavoro sulla sostenibilità sulle attività eh, legate alle mostre quindi noi facciamo sempre una certificazione del materiale di allestimenti perché sia un materiale assolutamente sostenibile, oltre al fatto che i nostri cataloghi sono eh, pubblicati con la carta riciclata, quindi eh, cerchiamo, insomma, per quello che c'è possibile eh, di rispettare eh, certi criteri. La cosa più importante è però è che noi nel 2019 abbiamo fatto una mostra di cui si parla ancora, sono molto orgogliosa di questo. Ehm, dedicata al tema della sostenibilità. Si chiamava Sustainable Thinking perché volevamo far capire al nostro un pubblico vario, non è solo di fan di moda, è un pubblico eh, che ama l'arte, è un pubblico, molti ragazzi, molte scuole, anche i tanti turisti che vengono a Firenze, noi siamo locati al, nel centro storico della città in questo palazzo del 1289, quindi un palazzo molto importante per la storia cittadina, quindi eh, che ha tante problematiche perché, eh, proprio perché è un palazzo medievale. Comunque eh, eh, ci sembrava giusto eh, accompagnare questo processo sulla sostenibilità, che è un, progetto, un processo molto complesso della, che fanno le aziende di moda, soprattutto quelle che non sono nate. Con il modello di business della sostenibilità quindi è un processo che non coinvolge solo l'azienda ma tutti i fornitori cioè tutte le aziende satelliti che lavorano eh, con l'azienda di moda quindi noi abbiamo voluto spiegare al pubblico eh, che cosa era quanto abbiamo realizzato un touchscreen eh, che interrogava su tante questioni realizzato insieme al Politecnico di Milano per far capire al pubblico quanto era responsabile dell'inquinamento la moda, perché la moda è uno dei fattori di maggiore inquinamento, eh, non solo per la produzione eccessiva di abiti, ma anche a cominciare dalle materie prime, dal eh, famoso cotone, che noi si pensa sia un materiale eh, assolutamente sostenibile, a un tale consumo di acqua per cui il processo è molto complesso. E abbiamo invitato artisti per rendere più facile questo apprendimento, aziende e eh, nuove aziende di moda che hanno scelto come eh, loro eh, diciamo, modello la sostenibilità. E quindi dividendo la mostra in questi tre settori principali, che è il tema del riciclo, eh, con il quale c'era un legame con la Ferragamo, perché Salvatore Ferragamo ha fatto. Una moda sostenibile negli anni 30, durante il periodo autarchico, lo ha cercato di sopperire alle esigenze eh, di fare un prodotto italiano, ma anche di sostituire la pelle con altri materiali utilizzando il sughero, utilizzando la canapa, utilizzando la carta delle caramelle o i residuati, eh, i cascami del cuoio, tutto quello che era materiale di riciclo. Ovviamente lui non lo faceva per la sostenibilità, ma per altre motivazioni, però grazie a questa, diciamo, eredità dell'azienda abbiamo fatto la mostra, quindi divisa nella parte di riciclo, nella parte di materiali naturali e nella parte molto importante di nuovi eh, materiali utilizzati grazie All'utilizzo della tecnologia perché la tecnologia può dare eh, tantissimo aiuto. Quindi, adesso si sta lavorando eh, sul trovare dei nuovi eh, materiali che diano l'idea della pelle, ma in realtà sono dei microorganismi che vengono lavorati in laboratorio. Quindi, questa è stata una mostra di grande successo perché, fra l'altro, abbiamo realizzato. Una, eh, tanti progetti collaterali con le scuole principalmente con i ragazzi eh, di istruzione di secondo grado, realizzando poi un video dove loro venivano, eh, che hanno fatto i ragazzi stessi, dove eh, facevano interviste a loro coetanei sul concetto della sostenibilità. Un simposio a Palazzo Vecchio, che è la sede del comune di Firenze, quindi la sede non solo un museo, ma una sede istituzionale dove c'erano tante tematiche non solo legate alla moda, hanno partecipato eh, soprattutto giovani. Abbiamo fatto eh, anche una mostra collaterale con due artisti, gli Orta, che lavorano molto sul tema, soprattutto sul tema del disgelo del, dei due poli e quindi e sul tema dell'acqua. Hanno fatto una mostra sia a Palazzo Vecchio che in un altro museo eh, che si chiama il Museo del Novecento e abbiamo fatto un processo interno perché una sezione a cui io tenevo moltissimo e magari sarà poi utile per la seconda domanda era il tema della sostenibilità non è solo l'ambiente ma anche l'inclusività sociale e questo abbiamo fatto un progetto eh, iniziale che è solo con l'azienda eh, con due artisti eh, provenienti dal belgio che praticamente loro creano dei set fotografici, fotografando persone diverse, dimostrando l'uguaglianza nella diversità. Cioè, è apparente ovviamente, tutti quelli pettinati in un certo modo, tutte le persone tatuate, tutti quelli che preferiscono indossare il doppio petto o gli altri che indossano la felpa. L Abbiamo fatto con tutta l'azienda nel mondo. E facendo queste serie che univano persone diverse, quindi non si seguiva le categorie ovviamente né la tipologia di lavoro, ma si seguivano proprio queste indicazioni. È stato un progetto bellissimo che ha portato poi alla realizzazione di un codice etico all'interno dell'azienda e di una, codice, eh, una carta dell'inclusività, oltre a dei progetti di formazione sull'inclusività avviati dal reparto delle eh, risorse umane. Io ho un doppio cappello perché mi occupo anche della fondazione Ferragamo, che è stata quella istituita dalla famiglia con la mission della formazione e dell'educazione, cioè di perpetuare i valori su cui si è creata l'azienda Ferragamo, i valori di Salvatore Ferragamo alle nuove generazioni. E lo facciamo una delle, attraverso workshop fatti per ragazzi di tutte le età. E, e poi abbiamo fatto un progetto molto importante con Mario Cucinella eh, qui a Bologna, con la scuola SOS, la scuola di eh, School of Sustainability, che ha, hanno creato eh, dei, dei pop store realizzati tutti concettualmente, tutti su materiali assolutamente sostenibili, mentre le workshop sono proprio far realizzare dei progetti ai bambini anche eh, su materiali sostenibili, farli capire fin da piccoli l'importanza eh, della eh, sostenibilità. Una delle persone che era nella nostra mostra, che era Matteo Ward, che aveva questa azienda Brad che faceva t-shirt. Ehm, e le fa tuttora, insomma, esiste ancora questa azienda. T-shirt ehm, dipinte con eh, l'utilizzo della grafite hanno loro riportato un ricettario eh, addirittura dell'epoca romana. Su quello hanno basato la loro azienda. Lui è anche esponente eh, di Fashion Revolution, questa ehm, che si occupa proprio della sostenibilità nella moda e ehm, sta facendo proprio lui un corso eh, di formazione interna eh, all'interno dell'azienda che ha un suo reparto eh, sostenibile. Credo di aver detto tutto in poco tempo, qui abbiamo messo un po' di immagini per non fare un PowerPoint che avrebbe richiesto ehm, troppo. Comunque, un tema ovviamente molto importante per la moda. L'azienda la, la, fa parte di questo gruppo di aziende che hanno firmato il Fashion Pact. Vi dico: una delle cose più facili è di eliminare tutta la plastica nella parte del packaging, cosa che non è uno scherzo. E quindi noi anche nelle nella parte di conservazione. Ovviamente oltre a seguire i parametri per poter conservare nel nostro archivio la parte fotografica, piuttosto che i documenti, piuttosto che naturalmente gli oggetti, eh, moda, quindi fulara, abiti, scarpe, eccetera, seguiamo anche tutto un packaging che ovviamente deve eh, rispondere a questo tipo eh, di certificazione. Quindi eh, nel nostro piccolo, perché la strada è ancora parecchio lunga e eh, molto complessa, però cerchiamo insomma ce l'abbiamo proprio come obiettivo principale grazie Saresti. Grazie. Adesso passiamo invece a Brita eh, Köhler, che è del Museum, che è un altro museo dove mette in evidenza. No, bisogna far uscire questo, mettere l'altra presentazione. Che è anche un altro museo che ha colto la sfida e declina la sostenibilità ambientale su diversi eh, aspetti, dall'edificio alle pratiche con la eh, comunità e territorio. E ehm, quindi. Esatto. Pronti via esatto. con questa nuova? Okay. Siamo molto curiosi di vedere tutte le sì. novità. Grazie, grazie mille, eh, mille Michela e grazie dell'invito. È davvero un onore, devo dire, che um, sì. Che ci ha dato uno spazio per portare la voce di Museion, che è il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Bolzano, in questo, in questo incontro prezioso e importante. Um, è un onore perché, um, certamente, uh, abbiamo una, una visione uh, molto, condivi molto in, uh, condivisa con il nostro direttore Bart van der Heide e tutto il team intero di Museion in sinergia anche con il tessuto sociale della nostra città e parlerò di questo con più profondi eh, profondità, ma eh, è sempre un, uh, un tentativo, non siamo in niente perfetto e per cui eh, siamo forse coraggiosi su certe cose, siamo un museo abbastanza giovane, eh, nel 2025 festeggeremo i nostri 40 anni che non è, non è tanto per un museo. E comunque ehm, vi porto qui un po' di input e magari dopo ne possiamo anche parlare insieme. Allora questa è la nostra casa, io non mi occupo di, di dati tecnici, e di, del, di, eh, non sono parte del team della produzione, però vi porto anche su questo un, alcune informazioni. Vedete qui la, il nostro edificio, edificio che, che è una casa clima. Uh, anche il nostro o quel sistema delle facciate, doppie facciate di vetro, ha un sistema. Um, um, Uh, di uh, consumo energetico che per esempio uh, raccoglie d'inverno uh, il calore e, oppure con un sistema di ventilazione particolare uh, crea uh, un rinfrescamento dentro durante i mesi estivi. Uh, abbiamo deciso di investire in un fornitore più costoso, locale, per, solo perché uh, garantisce garantis di um, uh, fornirci un'energia uh, un al 100% green perché siamo abbiamo la fortuna di essere in una regione che, uh, che può produrre uh, con la forza dell'acqua l'energia green, green. Um, e come dicevi tu no? anche da noi Uh, nel, per esempio, per la produzione delle mostre, uh, abbiamo investito uh, già da anni uh, in un sistema uh, di mh, pareti per l'allestimento sempre riusabili. Um, Wolfsburg vende si chiama quel sistema Wolfsburg è una città in Germania e si chiamano così um, eh, oppure anche da noi gli exhibition designer che di solito sono delle figure esterne Prima eh, o nell'ambito di una preparazione um, di una mostra ricevono un elenco di tutti gli avanzi e materiali della mostra precedente ed è anche bello di vivere e scoprire assieme um, ai visitatori e alle visitatrici elementi che hanno poi portato un'altra hanno un'altra vita e prima avevano un altro effetto eh, nella trasformazione degli spazi perché come sapete forse l'arte contemporanea è un tipo di arte molto immersiva sempre di più per cui anche ehm, l'allestimento e la trasformazione spaziale architettonica l'exhibition design ha un impact molto forte nel vivere le mostre e le opere d'arte che sono nel contesto in dialogo con questa Situazione per cui ogni tanto riconosce anche il nostro pubblico riconosce certi elementi che già prima avevano un'altra funzione e poi ci sorprendono sempre di più. È molto bello anche di scoprirlo eh, con una coscientemente, no? Si dice così, magari uh, ok. Però uh, io mi occupo dei servizi al pubblico e dei progetti educativi a museo. Uh, che Um, non um, ha solo che fare con uh, il programma scolastico e formativo per le scuole, per adulti, Lifelong Learning Academy, ma con tutto quello che succede con uh, il pubblico in mostra e sempre di più non solo. Per cui vorrei parlarvi um, di un po', vorrei condividere con voi una visione. Ecco, una visione particolare che Museon segue da alcuni anni, eh, soprattutto ehm, assieme al nostro, sotto la direzione di Bart van der Heide, perché a lui è molto importante di non considerarsi solo un luogo di exhibitions e di mostre, ma eh, di un approccio molto più complesso a, a una ricerca ampia ampio su eh, temi urgenti sociali ehm, tramite l'arte, tramite le posizioni artistiche, ma anche tramite tutte le attività che noi ehm, seguiamo che sono, è un contenitore molto più complesso, non sono solo mostre, sono anche incontri, eventi, conferenze, um, clubbing, uh, cene, poetry slams, uh, educazione, um, è proprio una visione molto complessa. E per darvi, lanciarvi solo un esempio di questo approccio di BART. E noi, come suo team, uh, vi faccio vedere qui un esempio di una serie di ricerca uh, che è durata dal 21 al 23, allora tre anni, uh, di nome Techno Humanities, um, una serie di, che, di tre cap, tre uh, capitoli espositivi e tantissime attività e approfondimenti attorno a questo questo tema dei techno-humanities e cos'era il techno-humanities? Lì entra molto anche la tematica della nostra riflessione di oggi. Perché? Nell'ambito di questa serie di ricerca abbiamo cercato di avvicinarvi e di confrontarci anche con eh, le condizioni umane, il corpo, la mente. Eh, nel, nell'epoca digitale, nell'epoca epoca di una crisi politica di fragile, nell'epoca della crisi climatica ambientale, eh, lanciando anche non solo la scomodità che l'arte contempla può avere perché essendo talmente link e collegamento con, eh, con la società è sempre un... Tu prima l'avevi anche detto che l'arte può, può um, cambiare forse la società. L'arte ha questo potere perché è scomoda l'arte contemporanea, gratta le croste e fa vedere o fa venire fuori anche delle tematiche che forse vorremmo tenere nell'invisibilità. Allora, um, e uno dei capitoli eh, espositivi è stata la mostra Kingdom of the Hill. È una citazione eh, di, eh, secondo la, eh, di, di Susan Sontag della... Grande, grande cervello teorica dell'arte um, e dei testi sull'arte. Uh, Kingdom, come vedete, è già stato cancellato in questo, in questo titolo di quella mostra perché è stata una, è stata una mostra uh, con posizioni artistiche internazionali che eh, anche a causa della propria biografia riflettevano, portavano nella riflessione ehm, la domanda del corpo sano e del corpo malato, chi decide, chi dove eh, si può eh, differenziare tra un corpo sano e un corpo malato. Allora è stata un'elaborazione della pandemia, ehm, un, sono state storie di vita intime. Eh, è stato riflettuto anche l'uso dei farmaci e cosa vuol dire quando, quando inizia ad essere una droga e fino a quando è solo un'antidepressiva o solo un farmaco che mi serve per sopravvivere ogni giorno. Dove sono lì i limiti e chi decide di in questi? In questi Power Structures. No? Um, uh, solo due esempi. Lynn Hirschman Leeson um, è stata un'artista un americana che in quest'opera riflette o uh, svela uh, la quantità di microplastica nei nostri corpi uh, a causa dell'acqua potabile. Uh, mentre sulla destra vedete una, tutto un corridoio, tutto un ambito di museo tuffato in questo giallo velenoso. P. Staff è un artista um, uh, della Gran Bretagna che ha riflettuto, uh, ha portato il tema del, um, del, della, uh, ambientale del, del vel veleno, no? Comunque, come vedete, anche con le, no in le nostre serie di ricerca, che non finiscono con una mostra e poi basta, ma con tre capitoli espositivi e tante attività, noi già lì abbiamo la possibilità di riflettere tutte queste cose assieme al nostro pubblico e di, um, uh, sì, di sensibilizzare, perché anche questo è già stato detto, di sensibilizzare uh, per quello che siamo noi la società. Grazie alle posizioni eh, eh, artistiche. Un altro um, um, un altro o parte delle nostre attività, della nostra visione, eh, non sono solo le tematiche urgenti e di eh, rilevanza sociale che cerchiamo di, um, di aprire ma um, il, soprattutto il lavorare nella rete. Con Bart abbiamo fondato uh, il Museon Art Club che um, non è solo un networking con stakeholder esterni, è l'approccio uh, di considerare la cultura un, un ambito da creare assieme. Visto che tutto quello che l'arte ci racconta ha a che fare direttamente con noi, allora creiamo le attività di un'istituzione culturale, di cultura contemporanea, assieme a chi ci usa, a chi magari ha bisogno di noi. Um, e questo non è solo un atto super piacevole, creativo, um, uh, ricco, um, ma um, fa anche chiaro che, che non è solo un'apertura del nostro museo al tessuto locale esterno, ma um, fa anche chiaro che abbiamo una, una responsabilità condivisa. Con, siamo un agente, possiamo aprire le nostre porte, però la responsabilità, ma anche la gioia di creare cultura, la cultura e di modellare il futuro insieme, eh, è un atto condiviso. Per cui il Museo Art Club è un insieme di due gruppi di lavoro ehm, che sono eh, i, musei, i forum members. È un insieme, o sono composti da persone interne del team di museo ma in maniera trasversale ci sono dentro in questi working groups ci sono anche colleghe della soveglianza ehm, eh, colleghe che non hanno eh, la responsabilità di un reparto eh, o della tecnica proprio da è molto trasversale che stimo tantissimo perché così abbiamo anche iniziato a conoscerci meglio internamente e a, a considerare anche il project management una, una possibilità tras, trasversale. E l'altra parte del gruppo, ancora più importante, sono cultural workers esterni, dal sociale, dal, da diversi ambiti culturali, anche dal teatro, dalla performance, dalla danza, um, dal, dal um, spoken poetry perché abbiamo un focus su art and language anche nel nostro museo, eh, dal, um, dalla prevenzione per i giovani e l'obiettivo eh, dell'Art Club è di eh, fare una ricerca e di eh, rendere sempre più attivo la young urban culture del nostro, della nostra regione invitando soprattutto i nostri forum partner esterni di lanciare le loro, loro osservazioni sociali e quello che desiderano che deve essere trattato, attivato al museo. Per cui una gran parte delle attività da 3-4 anni di Museion sono proposte che vengono completamente da fuori e insieme cerchiamo di realizzarli tutte queste iniziative del Museo Nat Club. Una grande rete. Dopo vi parlerò anche delle, delle sfide, delle criticità, ma come visione è stupendo. E come vedete, si parla parlava anche della multisensorialità, del well-being, del, del star bene, del feel good. Solo in un ambito così di fiducia, di star bene, di non formalità, si può lavorare insieme e noi siamo un'istituzione, abbiamo un, delle gerarchie, siamo from top to down, lo siamo anche se cerchiamo di essere trasversale di aprirci il più che possibile, ma eh, di quello parleremo dopo, ma eh, nell'ambito del club siamo riusciti e siamo riuscite a... Um, creare un'accoglienza e un sin una sinergia particolare tra esterno ed interno ed è veramente stupendo, è davvero toccante. Um, questo solo per chiudere, um, è da, da metà degli anni 90 che museo, il Museo è molto attivo nell'ambito della mediazione, dell'education, um, sia per il tempo libero che per le scuole. È una colonna molto importante del nostro museo, anche da parte dei colleghi che c'erano prima di me. Um, L'anno scorso abbiamo uh, comunque iniziato a cambiare la strategia anche per i più piccoli, iniziamo uh, per bambini e bambine da 6 a 10 anni um, con le settimane dell'arte. Ogni anno uh, si svolgono anche due uh, artist lab creativi per adolescenti tra gli 11 e 14 anni che sono affiancati uh, da artiste e artisti per creare un progetto insieme. Quello che è nuovo è che tutte queste iniziative entrano uh, in una, nella strategia dell'Art Club e creano un po' il Museum Art Club Young come prefase per chi. vuole sensibilizzarsi a forme espressive a una cultura ampia che esce fuori dalla soglia del museo che proprio si apre al, al, um, alla rete locale culturalmente ma non solo abbiamo iniziato di um, uh, programmare queste settimane queste, eh, questi eventi assieme a altri partner culturali eh, dal mondo del teatro, della musica. L'anno prossimo avremo una mostra sul tema graffiti writing, per cui lì di nuovo ci cerchiamo un altro partner culturale ed è super bello di aprire questo ambito culturale per i bambini in maniera interdisciplinare, da un lato, e l'altro che sento che è forte è di non sempre considerarsi noi, super, noi facciamo le attività per voi, ma di, an, di muoversi sempre di più in una visione. Davvero profonda, preziosa, importante, condivisa. Di non um, operare di più eh, sempre con eh, di non operare solo con eh, terminologie blockbuster, sustainability, accessibilità, inclusione. Ormai sono, tendiamo anche di farli diventare delle terminologie un po' bruciate. Ma com'è davvero vivere queste queste, queste ambizioni? E um, non che siamo super bravi nel farlo, però almeno c'è la consapevolezza di dover uscire dalla propria istituzione e di unirsi sempre di più in una rete. Grazie mille, grazie, Britta. Ehm, adesso uh, Passerei ancora prima eh, ad Andrea Conte, che è online. Eh, abbiamo visto appunto come questi due musei che molto hanno a che fare anche con l'arte contemporanea che usano l'arte contemporanea per cambiare la mentalità adesso ci passiamo a uh, Andrea Conte eh, fondatore di Andreco ma non solo ci, ci dirà anche lui che sia un ingegnere eh, ambientale con PhD eh, mh, su, su queste tematiche quindi ha un profilo molto tecnico ma anche un artista di arte contemporanea e mh, credo abbia anche un'opera esposta uh, qui a, a Kilowatt. E, mh, e quindi vediamo un po' anche cosa, questo passaggio uh, della voce dell'artista che lavora con i musei e porta avanti queste tematiche, quindi ha, ha preso questa sfida da, anche lui da, da diversi anni. Prego Andrea. Buongiorno, grazie molto per l'invito. Mi dispiace non essere lì, ma sono in università in Cina, piuttosto lontano. E, però è vero, come hai detto, in realtà un pezzo di me è lì perché dieci anni fa, quando eh, Kilowatt è entrata all'ESR, mi ha chiesto un landmark. E quindi mh, davanti a voi c'è Landmark 01, che è una eh, struttura in ferro invasa dai rampicanti quindi vi invito ad andarla a vedere un po una parte di me sta lì che sono molto legato a, alle serre perché da tanti anni insomma collaboriamo e sono un rapporto duraturo in questi dieci anni di vita delle serre e, anche quella volta eh, non volevo fare un'opera antropica quindi soltanto una scultura realizzata da, dall'essere umano ma volevo che le piante e diventassero opera d'arte e questo introduce un po' il, il mio intervento che è quello ehm, che vuole dare una visione che va forse oltre no? quella della sostenibilità ambientale eh, per cercare di, eh, l'ambizione è quella di riconnettere l'umano con il non umano nel mio lavoro quindi se da circa un, 20 anni mi occupo di queste, queste tematiche Inizialmente i primi dieci con due percorsi paralleli da eh, ingegnere ambientale, ricercatore su queste tematiche e da eh, artista visivo, poi dieci anni fa eh, si sono unite in un progetto eh, che si chiama Climate Art Project che cerca un po' di eh, unire due ricerche eh, o più ricerche mh, in, da un punto di vista multidisciplinare per uh, creare degli immaginari futuri su quelle che possono essere eh, uh, le azioni per uh, eh, la mitigazione adeguata dei cambiamenti eh, climatici, ma per la giustizia climatica e la giustizia sociale. appunto, Abbiamo detto più volte che queste due cose sono inscindibili eh, e, e quindi questo ne, ne, nel, nel corso degli anni è diventato un metodo, ehm, un metodo itinerante. che... Viene applicato a sé specifica a seconda del contesto, che, che crea principalmente uno studio, una, un gruppo di ricerca transdisciplinare con tutti i soggetti mh, coinvolti, che, che molto spesso coinvolgono istituzioni culturali. Quindi ehm, è veramente centrata ehm, questo, questi interventi che, che ho sentito prima di me, cioè, mi danno una, il contesto per poter parlare di questo metodo che coinvolge le istituzioni culturali e le mette in rete con l'associazionismo, eh, con la società civile, eh, con gli attivisti eh, ehm, e per fare dei progetti eh, che fanno un'indagine un eh, che porta al concept di alcune opere. Eh, L'indagine può prevedere anche momenti di citizen science, dire raccolta dati con i cittadini per poi avere delle restituzioni di queste opere sia nello spazio pubblico che nei musei e creare un'advocacy un quindi andare a stimolare il sensibile per un'advocacy ambientale tra le varie output ci, uh, ci sono anche uh, pubblicazioni anche se riusciamo anche paper scientifici eh, video e oltre a, a quello che possono essere installazioni ehm, eh, di, di arte contemporanea. Mm. Per questo, questo metodo Climate Art Project insieme a Flumen, che è un progetto che ho, ho condotto per 6 o 8 anni sui fiumi, eh, è stato presentato per esempio al Maxi di Roma nel eh, marzo 22 per la Giornata Mondiale dell'Acqua dove molte delle azioni fatte nello spazio pubblico appunto di citizen science di performance mh, e di e coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche ambientali in particolar modo quello sugli ecosistemi fluviali della città eh, hanno avuto poi una restituzione al museo eh, con uno screening di un video che è stato prodotto insieme a Roma Europa Festival, Teatro dell'Opera e molti altri partner. Mm. Questo, eh, quindi questa, questi mh, progetti avevano il, il Maxi come partner eh, e anche altre istituzioni cittadine insieme a associazionismo, eh, centri di ricerca, mh. anche Water Talks, eh, un'altra iniziativa invece che eh, abbiamo fatto quest'anno in primavera in alcuni musei eh, civici della città di Roma. Eh, dove ho voluto invitare eh, con la nostra associazione Climate Art Project che oltre a un progetto è anche una società culturale anche altri artisti che sono venuti a parlare della tematica sempre di acqua e sostenibilità eh, vista da, da vari punti di vista anche eh, da un punto di vista anche mh, sociale decoloniale eh, e questo ehm, ha, ha prodotto sei incontri in sei musei come i musei Capitolini alla Era Paci, Mercati Traiano, tra i più importanti, diciamo, musei eh, di Roma, eh, dove sono state sottolineate diverse mh, tematiche in rapporto alle opere eh, della collezione. Quindi c'era una conversazione che partiva da delle opere in collezione per poi mh, lanciare, fare un salto eh, nel contemporaneo sulle questioni, le urgenze del contemporaneo e parlare eh, appunto della, della transizione ecologica e di quello che dobbiamo fare per contrastare i cambiamenti climatici, ma soprattutto per riconnetterci al non umano. Eh, questo appunto è un progetto che abbiamo fatto con, con un gruppo di collaboratori, curatori e eh, associazioni eh, finanziato da un bando locale. Queste sono alcune immagini degli incontri che, che abbiamo fatto nel, nei vari musei per, dato, appunto, qua, dato che appunto come è stato detto eh, diciamo io ho un percorso da ingegnere che tra l'altro ho, ho fatto in parte a Unibo eh, e in parte a Columbia University a New York eh, sono rimasto sempre in contatto con Unibo e eh, alcuni anni fa abbiamo deciso di calcolare gli impatti del mambo di Bologna quindi questo in realtà è uno studio più tecnico fatto con l'Università di Bologna tramite una tesi di laurea di Simona Galazzi e con Enea in cui eh, abbiamo voluto eh, fare il calcolo degli impatti del mambo sia per quanto riguarda la collezione permanente che per una mostra diciamo, locale, quindi ricordate più o meno la collezione permanente, che è una mostra nazionale che è una mostra internazionale, per vedere uh, gli, gli impatti generati da queste tre mostre. E, e ab abbiamo visto, uh, diciamo, sono stati calcolati gli impatti uh, sia per quanto riguarda il riscaldamento, l'elettricità, i trasporti, le spedizioni, le opere e poi eh, l'uso dell'acqua, della carta per, per i ticket, ma soprattutto anche eh, la mobilità dei, dei dipendenti. E poi sono state suggerite eh, delle best practice per mitigare questi impatti. Eh, adesso non, non scenderò nel dettaglio perché questo studio eh, verrà presentato a Mambo a primavera con anche la tesista e, cioè, Enea e, e Unibo quindi mi sembra corretto lasciare a loro... Eh, quello di svelare i dati e, 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 e lo studio nel dettaglio e non ci sarebbe il tempo per, per approfondire però questo mh, ci interessava creare ovviamente una, una domanda, un'agency su quello che è il ruolo dei musei cioè che anche i musei di arte contemporanea devono eh, mostrare i, i loro impatti, cercare di essere un esempio eh, perché eh, chi produce cultura appunto abbiamo detto quanto la cultura è eh, fondamentale per un cambiamento nella transizione ecologica, quindi i musei riteniamo che dovrebbero essere il primo esempio. E quindi questo studio eh, prevedeva anche una mitigazione di quello che rimane eh, de 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 degli impatti, quindi una compensazione di quello che non può essere mitigato diciamo, dopo le soluzioni tecniche che prevedevano varie infrastrutture verdi, Nature Based Solution. Ehm, soluzioni di mitigazione delle energie eccetera eccetera considerando che è un edificio storico appunto e che ci sono quei limiti almeno noi abbiamo considerato quei limiti dei 16-25 gradi 40-60 gradi di umidità che ehm, appunto ha, ho sentito mh, nella, eh, nella presentazione prima che verranno che non sono più riferimento e questo qui insomma è un, è un tema importante perché è quello effettivamente genera tanti impatti per, per il riscaldamento e abbiamo pensato di eh, mitigare e compensare con delle piantumazioni locali però ecco, non crediamo molto nelle, nelle compensazioni o offshore o dei, dei crediti di carbonio e questo come, come una riforestazione tramite il metodo dell'Aula Verde il metodo dell'Aula Verde Tree Room è un'opera d'arte che, che mette anche insieme le conoscenze di soluzioni basate sulla natura è la questione delle pratiche mh, sociali e di One Health Theory e la, quindi, di, quindi di benessere e salute e che cos'è? è una riforestazione eh, che viene fatta in maniera circolare lasciando uno spazio all'interno che diventa un luogo di incontro e socializzazione eh, per esempio per la didattica all'aperto o per qualsiasi attività all'aperto questo potrebbe essere anche una, un qualcosa che viene che, che diventa una parte del museo per fare educazione outdoor per esempio eh, è un metodo di riforestazione che, che considera le eh, pratiche artistiche e sociali diciamo e, la prima l'abbiamo fatta sull'agnane dentro il progetto flumen per migliorare l'ecosistema fluviale e anche la realizzazione di questo progetto che viene fatto in co-design viene eh, fatto con la partecipazione della cittadinanza eh, tramite una performance pubblica. Quindi c'è cioè, un atto performativo per la piantumazione di, di questa aula verde 3 room e tutto questo metodo poi viene monitorato, diciamo questa piantumazione viene monitor monitorata nel tempo e seguito e anche la manutenzione venne fatta dagli stessi cittadini che hanno partecipato alla performance e da dei partner locali, in questo caso l'associazione culturale insieme per l'Aniane Ollus che era quella che si occupava del, del parco de, della, della riserva Valle dell'Aniane. Questo format, eh, anche qui come Climate Project e Flumen, eh, l'abbiamo pubblicato su Nature, è una delle più importanti liste scientifiche ed è diventato un format per la giustizia climatica, secondo il Scientific Report eh, di Nature, e, quindi è stata una grande soddisfazione, è stato un lavoro enorme quello di cercare di eh, diciamo, amalgamare i linguaggi da, da quello artistico, filosofico a quello scientifico in un'unica pubblicazione multidisciplinare, ma questo è diciamo, un obiettivo che da lungo tempo come... Che a Metal Project abbiamo quello di cercare di anche in ambito accademico, di cercare di rompere le barriere tra le discipline, e pubblicare, anche quindi cambiare la letteratura scientifica con, con una, un punto di vista multidisciplinare. E infatti, questa pubblicazione, eh, come vedete, da questo um, schema che è il background teorico, che, è, che è anche, fa parte della pubblicazione, mette insieme quello che sono imberamental science, quindi tutta la parte di forestazione, eh, climate change mitigation, eh, infrastrutture verdi, ne, ne soluzioni basate con la natura, con le scienze sociali, eh, quindi il community engagement, eh, il co-design, co-governance, eh, l'ecologia le, politica, con anche il pensiero femminista dell'Embermental eh, Humanities, no? che è importantissimo nel discorso ecologico, e, e con le pratiche artistiche, ovviamente. Eh, tutto eh, fa riferimento al background della land art, dell'arte nel, nel verde, della performing art e anche dell'arte partecipativa, con un discorso anche medico, one health theory. Perché infatti tra i discussant c'è Con eh, Lee, che è un eh, più grande esperto di Forest Bath giapponese, quel, colui che ha scritto e ha provato in maniera scientifica che eh, entrare in un'area, in, un in un bosco, in un'area verde, una, eh, stare tra gli alberi. Ehm, migliora la, 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 il benessere psicofisico e la salute. E quindi eh, questo è un po' il, il background teorico che, che è dietro a questo lavoro e adesso lo, eh, queste aule verdi le stiamo applicando in, in tanti altri parchi, eh, tra l'altro in due progetti in European Bow uno a Milano, uno a Roma, uno di 4 ettari e, e uno eh, un po' più piccolo nell'area di Bovisa. E, Cosa, che cosa sono andata? Quindi per rilanciare quello che dicevo all'inizio. Questa è un'opera che ho fatto al Pecci per il Museo Pecci. Invece, che era una bandiera, eh, che diceva durante il Covid, era per questa mostra che si chiama Extra bandiera. Il museo era chiuso, cioè la mostra consisteva di realizzare le bandiere per il museo, eh, e ho scritto eh, ecocentrismo e mutuo appoggio, direi mutuo appoggio interspecie perché. Secondo me, in quella fase, ehm, oltre ai discorsi di sostenibilità, di gestione sostenibile delle risorse, di innovazione tecnologica, di innovazione culturale, forse ci dobbiamo spingere oltre, cioè creare una, una sorta di mutualismo e, e entrare in contatto con l'ecosistema con l'uomo e non avere un ruolo di gestione delle risorse, e ve lo dice uno che ha fatto un dottorato su gestione sostenibile delle risorse però penso che è un'idea che va superata, ma bisogna cercare più di entrare dentro questo ecosistema come parte di un ecosistema. E non tanto di gestire delle risorse, ma esserne parte. Questo approccio è la via d'uscita ed è il, diciamo, la visione sul futuro che quest'opera, che, che, che è una visione, vuole dare. E per finire cito un altro articolo che avevo scritto su una, quella questione. In realtà dell'impatto del, del, del sistema arte contemporanea quindi non solo della responsabilità delle istituzioni dei musei eh, e anche della, della questione della produzione no? E quindi sicuramente eh, tener conto di quanto la produzione di un'opera, le spedizioni quindi quanto è, impor è importante quando è possibile cercare di produrre localmente io attualmente mi trovo in Cina non penserei mai di, di inviare delle opere qui ma se dovessi fare una mostra qua per un museo, cercherai di, di produrle localmente e quindi cercherai di avere un'etica un rispetto a quello che facciamo no? a tutto tondo, ovviamente il più possibile coerente con quello che vogliamo rappresentare. E per questo lascio anche dei riferimenti di pubblicazioni. Eh, una su um, ecologia politica e, e arte, questa contro natura teoria e pratica di ecologia politica che, ehm, che parla proprio di questo, eh, e um, arte, Art for Radical Ecology Manifesto che invece è uscito quest'anno ed è un manifesto proprio per l'arte e, e l'ecologia. Che sottolinea l'importanza di essere radicati nella discussione dei movimenti ecologisti, ma anche della ricerca scientifica, e non fare operazioni di Greenwash. Ecco, questo è un po', diciamo, il monito di questo manifesto, e poi altre pubblicazioni, tra cui questa antenne, che è una, una rivista di. Arte e cultura visiva um, legata all'ecologia, uh, dove um, si possono trovare molti artisti che lavorano in que su queste tematiche e, e, e c'è anche un mio intervento. Um, vi ringrazio. Grazie Andrea, benissimo questo racconto che proprio segue un po' un filo. Eh, e infatti adesso abbiamo la, la presentazione di Giuseppe Vignali che... Ehm, eh, appunto del, del direttore del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, dove queste cose vengono ehm, appunto, questo rapporto con il territorio e, e l'ambiente ce le racconterà proprio lui, ma ci racconterà non solo di questa forte relazione, quindi anche delle cose che abbiamo sentito prima ed Andrea. Ehm, le racconterà anche lui, ma ehm, anche con degli aspetti molto tecnici. Cioè, quindi chiudiamo anche con eh, i temi di eh, ecosistemi, servizi ecosistemici e crediti di sostenibilità, per andare comunque a fare questi salti tra arte ehm, eh, e anche eh, aspetti proprio più, più tecnici e eh, soprattutto mi è piaciuto anche tantissimo nella sua presentazione aveva scritto appunto questa sua passione nel vivere in foresta dove quindi questo rapporto di umano e non umano credo che nella sua vita l'abbia eh, sperimentato, accolto e lo possa raccontare, quindi prego. Ci provo. Eh, buongiorno a tutti, eh, grazie di avermi invitato. Eh, io sono il direttore di un parco nazionale, quindi un mondo eh, un po' diverso eh, dai musei però con tante connessioni in realtà i parchi nazionali sono degli enti pubblici un po' speciali nel senso che hanno una mission che dovrebbe essere la sostenibilità diciamo anche se è molto cambiata nel tempo perché se pensiamo i parchi nazionali sono stati inventati eh, in realtà in realtà hanno a che fare anche con l'arte perché a Fontainebleau a Parigi la prima Diciamo, ehm, la prima riserva era stata fatta per i pittori a Fontainebleau perché dipende, dipingevano i paesaggi alla metà del 1800 e poi è successo che volevano abbattere un pezzo di riserva no, del, della, della foresta di Fontainebleau per, eh, perché allora no, il petrolio non si usava, si andava tutta a legna. E, e lì eh, si, questi pittori si arrabbiarono e crearono una prima area protetta, diciamo così. Però è molto più famosa la storia americana, Yellowstone, gli Osemiti. Lì questi parchi erano stati costruiti più che altro per mantenere, non tanto per la conservazione della natura, ma per mantenere nella disponibilità di tutti eh, le grandi scenografie dell'ovest americano. No? Quindi no, non andare a creare industrie o comunque mh, finalizzate l'economia su alcuni pezzi di territorio. Quindi le minacce a, alla natura lì erano vicine e quindi i parchi facevano, erano un po' dei recinti dove dentro si conservava la natura, quindi la sostenibilità era, era in questi termini. Nel, nel, cammino, nel cammino dei parchi che hanno, ormai ci sono in tutti i paesi del mondo, diciamo, regimi, destra e sinistra, sono, ci sono, ce ne sono, di parchi nazionali ce ne sono 4.000 nel mondo circa e dei parchi in generale molti di più, quindi sono uno strumento che ha avuto, ha avuto un grande successo. Adesso eh, la sfida è un po' cambiata perché le minacce sono minacce diciamo più... Eh, generali che vengono da più lontano, se vogliamo anche, anche più insidiose e, e di conseguenza i parchi che poi sono uno strumento per fare, per fare questo. No? Per, se se mh, lo guardiamo per la sostenibilità, per esempio noi siamo un parco nazionale, siamo su uno degli ecosistemi di questa regione, perché i tre grandi sistemi naturali, Appennino, Fiume Po e eh, Costa, diciamo e noi eh, questa regione ha due parchi nazionali si trovano tutti e due sull'Appennino il terzo è stato un, un, un progetto mancato che è il delta il delta perché lì a metà fra Veneto e Miglia Romagna politicamente non si sono mai trovati quindi diciamo il delta non, non è andato in porto abbiamo due parchi appenninici che conservano diciamo questi questi ecosistemi questi ecosistemi dell'Appennino però noi già lavoriamo le nostre politiche le facciamo più che altro su un altro strumento che è una riserva della biosfera, che è una designazione UNESCO eh, con un programma che, che è nato negli anni 70. UNESCO ha, due, ha un programma più famoso che è Heritage, no? i Siti Patrimonio UNESCO, anche, anche quello all'inizio degli anni 70. Questo secondo programma che si chiama Man and Biosphere. È un programma che era molto avanzato per, per quel tempo, che però già vedeva, eravamo già andati nello spazio, c'era stata la famosa fotografia Blue Marble, no? che la, la, la biosfera è molto sottile, quel sottile strato blu, e lì ci siamo dentro noi e, e tutti gli ecosistemi, quindi già, già diciamo questo Man in Biosphere parla, è molto più sostenibilità. E quindi, e quindi e noi siamo, in Emilia Romagna ce ne sono tre e rappresentano bene i tre sistemi naturali, ci siamo noi come Appennino, ce n'è uno lungo la costa che è la riserva della biosfera eh, del delta del Po e uno eh, che si chiama Po Grande che invece è lungo l'asta del Po, tre sfide difficili eh, e, tre, e tre strumenti. E noi che cosa facciamo? Facciamo tante... Tante cose sostanzialmente ehm, abbiamo un bilancio piccolino, circa 20 milioni di euro. No, tanto per andare nel, eh, e di questi, poco più di un milione ci arriva dal ministero. Tutti gli altri sono fondi che noi andiamo a prendere sui finanziamenti europei o, o altri strumenti finanziari. Quindi sono già nuovi rispetto alla missione antica dei parchi nel senso che poi sono le politiche che, fanno, che fa l'Unione Europea eccetera no? quindi, quindi anche noi ci occupiamo di efficientamento di edifici, di mobilità sostenibile, di conservazione della natura con, con focus specifici eh, sulla conservazione di alcune specie importanti e per esempio l'impollinazione no? come, come tema centrale quindi questo eh, sono le attività che fanno i parchi in generale, sostanzialmente. Questo invece che vi volevo presentare è un po' eh, un'esperienza speciale perché mh, praticamente il nostro territorio è al 70% occupato da foreste, quindi eh, le foreste sono il nostro core business perché anche se siamo un popolo soprattutto in Emilia Romagna di allevatori, noi abbiamo il parmigiano reggiano più che altro eh, di, di boschi, ce ne siamo occupati poco non siamo certi migliori in Italia o, o, o nel mondo, perché le foreste sono sempre state considerate una parte residuale delle aziende che facevano il formaggio eh, quindi è una, una diciamo dove non siamo, non siamo i più forti e però il, con la crisi climatica, dal 2018 eh, abbiamo cominciato a vedere degli effetti pesanti sui nostri ecosistemi forestali, visto che occupavano il 70%. Okay, abbiamo detto che ci dobbiamo occupare con più eh, intensità di questa, di questa sfida: perché cercare di adattare le foreste al cambiamento climatico e anche utilizzare le foreste per contrastare il cambiamento climatico, quindi utilizzare la loro capacità di prendere CO2. E, e, anche, e, qui, e, e di essere adatti ad alle nuove sfide. E abbiamo fatto ehm, questo, questo progetto che abbiamo chiamato dei crediti di sostenibilità. Per noi ha, ha um, vari, vari tipi di eh, obiettivi. Uno è collegato al fatto appunto di acchiappare la CO2, quindi contribuire alla decorbanizzazione dell'atmosfera, l'altro di adattare gli ecosistemi. Un altro ancora è quello di mettere in relazione diverse componenti del, del nostro territorio. No? Abbiamo un territorio che ha molto capitale naturale, che è quello dell'Appennino, perché lì ci sono degli ecosistemi ancora abbastanza intatti, eccetera, e quindi conservano e acchiappano e sono dei serbatoi di carbonio. Abbiamo un territorio invece, quello della Via Emilia, che in realtà noi siamo sui due versanti: eh? abbiamo anche l'Aurelia, abbiamo anche la Toscana di là. Quella delle Via Miglia dove ci sono gli insediamenti, l'industria, e sono dei grandi eh, consumatori dei servizi ecosistemici, quindi utilizzano, utilizzano questi servizi. Quindi la relazione fra l'appennino, questa è, è la pietra di Bismanto, che è lì a Reggio eh, che, che piatta un po' e eh, giù, e quindi chi produce i servizi e chi, chi li utilizza. Ehm, vediamo se avanti. Okay? Quindi nel, 2000, nel 2018 abbiamo istituito un centro che è un tavolo permanente di discussione nelle comunità su cosa fare di, di questo e come gestire le foreste. Perché un altro dei, dei problemi grossi che, che abbiamo noi, ma che è a livello nazionale, è la frammentazione, no? La frammentazione fondiaria. Noi abbiamo un territorio con proprietà piccolissima, perché moltissima gente ha vissuto in Appennino. E, quindi molti figli molte, molte proprietà non, non divise noi non abbiamo il maso chiuso come in Alto Adige quindi, quindi le proprietà si sono frammentate quindi è molto difficile fare delle politiche di gestione eh, efficaci perché con una proprietà così polverizzata eh, è molto complesso e, ok sono tornato indietro vediamo no. vado di qui Ah, okay. Okay. Okay, okay. ok questi sono gli obiettivi specifici come okay. mm, quindi, quindi co come fare a, ad arrivare ad arrivare a questa valorizzazione dei servizi ecosistemici e, Prima di tutto abbiamo cercato di aggregare le superfici, quindi mettere insieme su un'idea molti proprietari di foreste. Eh, L'idea è quella di eh, gestire le foreste in un modo più sostenibile, sostanzialmente. È anche, è anche corretto dal punto di vista del, della partecipazione della comunità alle gestioni. E, mh, far riconoscere i servizi ecosistemici perché per ora... Nei nostri boschi noi vendevamo solo legna da ardere sostanzialmente, i proprietari non ci guadagnano niente, la legna da ardere costa poco sostanzialmente e viene rimessa in atmosfera in atmosfera carbonica che viene, che viene trattenuta dagli alberi, e quindi mettere in valore economico i servizi ecosistemici. Ecco, questa è un po' qui si vede la, la riserva della biosfera. E, quindi vedete, arriviamo a Modena. Le, 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 verso Emilia Romagna abbiamo la provincia di Parma, la provincia di Reggio Emilia, la provincia di Modena, in Toscana. Abbiamo Massa e Lu Lucca. E poi abbiamo un comune della Liguria Cailuni, eh, che è Luni, che è un comune ligure, ma importante perché Luni era l'antico porto romano. Anche lì c'è un, tutta una, una cosa archeologica, però è importante perché noi abbiamo una regione che è la Lunigiana, che, che fa parte del territorio. In verde e in rosso sono diversi tipi di eh, protezione che esistono in questa riserva della biosfera. In realtà è molto grande, è una piccola regione, grande come il Molise, e 500.000 ettari, e dentro ci sono 250.000 ettari di foreste. Quindi incomincia a essere. Una superficie, una superficie consistente. Eh, ecco, questi sono i proprietari che hanno aderito per ora, ehm, con 41 unità di gestione, 34 proprietari, circa 30.000 ettari di territorio che è stato aggregato, eh, pianificato e certificato doppiamente, perché ci sono degli standard di certificazione. E due standard per la gestione sostenibile delle foreste, si chiamano PFC ed FSC, e tutto, tutti questi territori sono stati, eh, sono stati eh, pianificati e certificati. A valle di questa certificazione noi abbiamo certificato cinque servizi ecosistemici. Uno, la capacità di acchiappare il carbonio da parte delle, delle foreste. Due, la buona conservazione dei suoli, quindi, quindi il suolo deve essere continuamente eh, rigenerato. Tre, la, la regolazione del ciclo dell'acqua. Qui abbiamo avuto dei disastri in questa regione. Notevoli, quindi questo è molto importante. 4. La biodiversità, quindi la capacità di mantenere un elevato tasso di biodiversità nelle foreste. Cinque, La, la funzione rigenerativa quindi, e, e culturale, anche, quindi il, il, i servizi che le foreste danno, noi non so quando andiamo a fare un trekking o, o, o quando andiamo dentro. Tutti questi cinque servizi ecosistemici. Sono certificati da eh, soggetti terzi in base a degli standard riconosciuti a livello internazionale. L'unico di, di questi servizi, però, che è quantificato perché per ora non esistono eh, degli strumenti come delle equazioni o, o delle, diciamo, non, non, è, non, so, non sono ancora riconosciuti a livello internazionale, dei sistemi per quantificare. Gli altri, gli altri quattro servizi ecosistemici. Quindi gli altri quattro sono solamente qualitativi, cioè ci deve essere un miglioramento del, um, di, di, questi, di generazione dei quattro servizi ecosistemici. Il quinto, invece, che è la capacità di accappare carbonio, è anche quantificato e, è, ed è equivalente ogni. Ogni credito è equivalente a una tonnellata di carbonio assorbita, una tonnellata equivalente di carbonio atmosferico assorbito. Questo è il, è il, è il giochino, cioè, noi cosa, cosa facciamo? Ehm, facciamo interventi per, di gestione forestale sostenibile, quindi, miglioriamo le performance delle nostre foreste. Facciamo la certificazione in base ai criteri PFC e FSC. La certificazione eh, va a determinare quanti crediti di sostenibilità vengono generati ogni anno per ogni unità di superficie. Noi li mettiamo sul mercato, questi, questi crediti generati, li vendiamo e con, e con le risorse che ricaviamo dalla vendita. Eh, le diamo il 100% ai soggetti proprietari o gestori delle foreste, che li reinvestono nelle loro foreste, che generano nuovi crediti e, e si fa un altro, un altro ciclo. Qui c'è tutto il tema, che differenza c'è fra questo, questo tipo di crediti rispetto ai crediti di carbonio, no? per i quali molti di noi hanno, hanno dei sospetti. Ci sono varie similitudini perché comunque è sempre una tonnellata di carbonio eh, sequestrata dall'atmosfera. La differenza è che qua sono, mh, ci sono altri quattro servizi ecosistemici più quello che questi crediti non vanno sul mercato obbligatorio, cioè questi sul mercato volontario. Le ditte non sono, perché esistono due, due mercati, ci sono eh, le ditte grandi inquinatori che sono obbligate a comprare i crediti per andare a... Eh, diciamo a ridurre le loro, le loro eh, emissioni ci sono invece questa parte dei crediti che non è ancora stata regolamentata c'è un regolamento europeo che è stato approvato da, per ora dal Parlamento, poi si vedrà cosa succederà e questi sono invece volontari, quindi le imprese comprano questi crediti per ehm, andare a per, per il loro bilancio di sostenibilità in, in realtà e, e, non sono, e non sono obbligati non sono a farlo. Noi lo facciamo noi come ente perché mh, rispetto alle imprese c'è una maggior fiducia perché noi, a noi non interessa niente incassare più, più o meno risorse. Noi garantiamo il fatto che, eh, che queste risorse siano mh, equivalenti, al, che siano effettivamente eh, equivalenti a. I servizi ecosistemici erogati. Quindi siamo un soggetto. Oltre al, diciamo che oltre alla certificazione di un soggetto terzo, siamo noi un soggetto che garantisce sul fatto che questi crediti siano effettivamente rispondenti ad un incremento dei eh, servizi ecosistemici ehm, erogati dai sistemi naturali. Questo è un po'. Che è un po' l'impianto. Noi al nostro interno poi abbiamo tutte delle misure anti-greenwashing, cioè noi, i nostri, tutti quelli che comprano sono ammessi all'acquisto solo se hanno fatto tutto un percorso di eh, riduzione delle loro emissioni, eh, certificazioni dei loro cicli, eccetera. Quindi, quindi diciamo che lì dentro c'è tutto un sistema che fa in modo che le imprese. Ehm, acquistino solo dopo un percorso di riduzione della loro impronta ecologica. E, ehm, e l'altro vantaggio è che sono comunque imprese che fanno spesso parte della nostra, chiamiamola comunità, sono, sono imprese che sono veramente vicine al, a dove comprano, vanno a comprare in Costa Rica o in Sud, o in altre cose in Sud America come succede con i crediti di carbonio. Quindi possono verificare il fatto che i loro, i loro soldi vengono spesi bene. Tant'è che poi noi offriamo a tutte le imprese che acquistano dei team building su quello che facciamo noi in Genesis Boss, che vengono su, visitano, cercano di capire perché è comunque un argomento complicato da spiegare, perché, sai, sono tutte, sono, è un prodotto astratto. No? I servizi ecosistemici sono, sono un prodotto astratto. E, ecco, qua si vede un po' la differenza fra il credito di carbonio e il credito di sostenibilità. E qua sostanzialmente sono tutte e due una tonnellata di carbonio assorbita, ma eh, in più il credito di sostenibilità ha tutti gli altri servizi ecosistemici generati. E, che, cosa, che cosa ne fanno le imprese? Eh, intendo, valorizzano per la responsabilità sociale, sociale di impresa. Eh, come utilizzarli, le imprese... Allora noi abbiamo un registro, è eh, tutto molto trasparente, eh, dove c'è scritto ogni credito è univocamente identificato, c'è scritto dove viene generato, perché si genera, cioè qual è la scelta che lo ha generato, chi lo compra, quando lo compra e quando lo usa chi compra. Ed è eh, online ed è un po' quello che succederà nel regolamento europeo, eh? abbiamo semplicemente adottato lo stesso sistema. Ecco qui il punto dove siamo arrivati. Eh, abbiamo fatto due cicli, quindi siamo nuovi perché all'inizio non sapevamo neanche mh, quanti, quanti crediti generare perché avevamo paura che poi non sarebbero stati venduti. Non abbiamo spinto sulla promozione per la vendita perché... Eh, appunto, non sapevamo quanti ne avremmo avuti certificati, perché, se, essendo il soggetto terzo, non lo sapevamo. Quindi siamo arrivati più o meno qui. Abbiamo venduto eh, 7.700 crediti a 33 euro, vabbè, in totale 250.000 euro, quindi neanche pi cifre piccole per ora. Eh, però l'ultimo anno, siccome abbiamo, abbiamo avuto un eccesso di eh, richieste di partecipare al nostro progetto, quindi molti proprietari hanno voluto aderire. Quindi abbiamo generato molti crediti in più, eh, 36 mila quest'anno. E, e questo adesso ci, ci pone di fronte a una nuova sfida: a riuscire a vendere delle cifre che cominciano ad arrivare sui milioni di euro. E quindi questo è molto per noi decisivo: perché se non riusciamo a venderli velocemente, chi ha accettato di cambiare la gestione dei suoi boschi per incassare una, magari dietro c'è anche. Una, diciamo un pensiero al, fuori dall'economia perché ci sono anche quelli che lo fanno semplicemente per un ideale ma eh, molti dietro hanno anche l'economia quindi avrei avuto tanto se avessi venduto legna d'arba se produco servizi ne ho di meno quindi noi la sfida è venderli sostanzialmente, quindi per noi quest'anno è un anno decisivo, completiamo il secondo ciclo e e poi vedremo. Basta. <ride> Grazie. Diciamo che questo passaggio che sembra tecnico ma non lo è è anche fondamentale, cioè è struttuito su questa differenza, appunto, perché eh, se ne sente tanto parlare, anche i musei ipotizzano dopo aver fatto dei bilanci, magari delle opzioni e adesso abbiamo anche un quadro di che cosa è possibile. Uh, il tempo è, è un po' finito per quello, anche forse avevo anticipato un po' il fatto di compattare un po', avere questa, uh, però mi farebbe piacere comunque sapere se c'è qualche domanda, qualche dubbio um, e uh, anche solo appunto mettere in evidenza un po' uh, qualche, qualche aspetto di cui siete curiosi o qualche cosa che uh, sentite l'urgenza che debba essere messa a disposizione proprio per fare un passo in avanti per la sostenibilità ambientale, quindi che cosa, eh, se c'è qualcuno che vuole dire anche dei, dei, dei relatori, cosa, cosa vi sentite che possa essere il prossimo step rispetto anche a quello che abbiamo sentito o, um, o, o appunto volete, volete, um, così, molto veloce, proprio una qualche battuta finale, se c'è. Certo, sì. ma Io credo che... Ognuno di noi adesso potrebbe dire, ma io come mi colloco qui dentro, a che punto ci sto, devo ancora partire, mi ritrovo in alcune azioni e già questo sarebbe importante. Vorrei riprendere una cosa che aveva detto Britta a proposito dell'attenzione dell negli allestimenti, al riuso, che eh, riflettevo è anche un ottimo strumento, occasione per anche fidelizzare il pubblico dei musei, a, a sentirsi parte no, di quella comunità che partecipa al museo per vivere e fruire delle occasioni eh, che possono essere le mostre, gli eventi, ma andare a riconoscersi in qualcosa che si trasforma insieme all'esperienza che vivi anche attraverso i materiali, l'uso, il riempiego e quindi anche questo è secondo me uno spunto molto interessante che abbiamo cominciato anche ad affrontare. E poi appunto questa apertura, no? questo aprirsi anche sul discorso delle politiche per i giovani, accogliere, dare lo spazio e fare anche è la dimostrazione che il museo comunque anche su questi temi è lo spazio privilegiato no? dove, dove ti puoi sentire accolto, dove fai un attimo, separi il mondo che sta fuori con tutte le frenesie quotidiane, entri e cominci a, a riflettere sui temi più che attuali, no? in questo modo con anche quello che dice, ci diceva Andrea, il rapporto tra l'arte, la parte tecnica, no? non sentirci di dover imparare a gestire le risorse, ma sentirci parte integrante dell'ecosistema. Ecco, questo direi che su questo lavoreremo quanto più possibile come regione per dare un servizio. Quindi grazie a tutti i relatori, grazie anche a Andrea. Grazie, grazie a voi, io volevo fare anche una battuta, prima osservazione dopo aver sentito tutti voi, non so se mi sentite. Io parlo come museo, chiaramente è un museo d'impresa, quindi è meno, eh, non ha solo la, una mission anche diversa, no? noi abbiamo cercato di lavorare per non fare un museo autoreferenziale, che fosse pubblicitario eh, all'impresa, anche se ovviamente dobbiamo promuovere attraverso la, la reputazione del museo e eh, c'è cioè anche la reputazione del marchio. Essendo però noi in un, e questo è un problema però esteso a, a tanti musei che sono locati in edifici storici, dove l'intervento è sempre estremamente complesso. Non è un museo che nasce eh, con tutti i requisiti. Eh, di oggi anche della sostenibilità ma deve adattare dei criteri a volte eh, difficilmente adattabili non un grosso problema che abbiamo è, è sempre il tema dell'accessibilità perché noi abbiamo un ambiente ehm, eh, un edificio medievale noi siamo nel basamento dell'edificio medievale che è la parte che è rimasta proprio intatta quindi un luogo estremamente successivo dove però l'accesso è molto complesso. La scala eh, che va al museo è una scala difficile, c'è un ascensore, però eh, in qualche caso non entrano nemmeno le carrozzine, quindi dobbiamo far passare i clienti, eh, i visitatori, tutte le persone, il pubblico da un accesso di servizio, che non è proprio l'ideale cerchiamo di risolverlo, ma eh, è veramente un problema, perché non si può costruire un uh, ascensore esterno che chiaramente lede l'estetica uh, di, di un palazzo così importante per la storia della città. E questi noi ora stiamo lavorando soprattutto sul pubblico, sui pubblici, quindi sul tema che è un po' inflazionato dell'inclusione, ma diciamo anche sul pubblici più disagiati. No? perché noi stiamo facendo delle... Eh, il nostro è proprio per essere un museo che ha una reputazione e che va al di là del museo d'impresa, abbiamo creato la rete con gli altri musei pubblici, eh, musei civici, musei statali, noi facciamo parte della card che un turista può fare eh, a Firenze dove è incluso anche il nostro museo. E stiamo lavorando con un gruppo di musei soprattutto scientifici. Eh, come il Museo della Scienza, il Museo Galileo, eh, tanto per intendere, il Museo d'Antropologia, tutti i musei universitari, proprio sul pubblico e eh, pubblici diversi, che quindi non no, no riguarda, ad esempio, tutte le visite in lis per i sordomuti e anche eh, per eh, i ciechi, perché loro non vogliono essere chiamati non vedenti, vogliono essere chiamati ciechi, questo perché noi lavoriamo con le varie associazioni. Ma ad esempio andiamo a, uh, cerchiamo di portare le nostre storie dentro le carceri, che è un processo che abbiamo avviato. No? Quindi eh, però la complessità per noi è proprio il tema dell'accessibilità, soprattutto per i pubblici cosiddetti disagiati, che hanno delle problematiche o psico, psicofisiche, quindi proprio per la tipologia. E credo che questo sia un problema che unisce. Tanti musei eh, italiani che sono dentro degli edifici di tipo storico. Grazie. E eh sì, no, infatti, questo è, è, era un po' la premessa. Ma lavorando con le comunità eh, si, si cerca di, di, di ovviare alcuni, alcuni problemi. Io ho sentito che, Andrea, volevi aggiungere vero qualcosa? Un, un commento. Eh, ci sei? Ci senti? Sì, ci sono. No, vi volevo. Volevo salutare, volevo fare i complimenti per diciamo, il panel che secondo me si integrava molto bene tra le competenze e se devo dire una battuta sul che fare, eh, il futuro, facciamo sì che questi non siano degli sforzi individuali, dei singoli soggetti, ma facciamo in modo di creare una rete, un ecosistema, Quindi, eh, mi sembrava ovvi quasi ovvio che dopo il mio intervento che parlava di riforestazione, c'è cioè l'intervento del parco che appunto parlava, esattamente io ho buttato là la critica sui crediti di, 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 di carbonio, invece parlava di una visione più attenta, locale di compensazione e non appunto dall'altra parte del mondo senza sapere bene cosa pianta e quali sono i servizi ecosistemici. Quindi mi sembrava già che in questo panel... Il che fare sembra per esempio fare una rete sicuramente tra i soggetti e cercare di creare un ecosistema per aumentare gli impatti generati da, da, quello, da quello che facciamo. E poi sono, mi sembra che ci sono tutte le, le competenze e le volontà per fare bene, quindi eh, l'idea di, di fare rete e magari proprio i musei possono essere degli hub importanti dove incontrarsi, quindi un museo. Che, che è aperto alla società, aperto alla città, e che, che fa cultura contemporanea e diventa un hub. Questo è per, per dire, per proiettare verso il futuro. Grazie, grazie molte. Grazie Andrea. Uh, Brita anche, sì. Esatto. Uh, infatti, uh, grazie mille, volevo. Grazie, dove sei? Cina. <ride> Andrea, grazie. No, infatti anche secondo me la sfida um, è che veniamo da un'eredità un molto chiusa, molto istituzionale, con un focus anche diverso su cosa mi aspetto dalla cultura, dalla bellezza dell'arte. I temi ormai sono troppo urgenti e eh, la cultura eh, un po dovrebbe, come, come abbiamo detto, aprirsi di più alla rete, ma le strutture sono antiche o anche il nostro è un'istituzione, è un, è un box istituzionale e eh, implementare queste nuove strategie, sinergie tra dentro e fuori e arrivare davvero a un we practice what we preach è difficile e vorrei solo um, eh, lanciarvi uh, un, un esempio, uh, ho appena fatto poco fa ho fatto un, un viaggio di um, ricerca nell'Olanda e lì ci sono esempi stupendi, ma radicali sono lì a spostare spazi espositivi per uh, fare spazio, dare spazio alla neighborhood che attivamente entra, conquista l'istituzione uh, per um, creare, riflettere anche l'approccio e la rilevanza sociale della cultura assieme. you <laughs> è Un atto coraggioso anche per noi. Club è, non è sempre stato facile perché chi eh, le figure esterne non, non sanno le formalità rigide amministrative che noi dobbiamo seguire dentro le istituzioni. Chi lavora in un'istituzione e Italia diventa sempre ah, più difficile in questo. Allora, lavoriamo anche contro un po' la politica della cultura contro la che lo rende sempre più difficile, anche di, di break down, eh, non so come si dice, di um, sciogliere un po' tutte queste barriere che vi istituzionali, amministrative che noi viviamo. E mi viene un altro riferimento. Visto che tu sei architetta, mi fa pensare a Lina Bobadi, che è uh, un'architetta brasiliana negli anni 50-60. 50-60 che prima di realizzare un edificio sempre in sintonia anche con l'ambiente, con la natura, con l'autenticità la autenticità del luogo, faceva prima dei meeting, town hall meetings eh, con eh, gli abitanti del luogo per raccogliere, riflettere insieme per poi realizzare. Uh, i suoi edifici e forse dobbiamo un po' andare verso un futuro di collaborazione tra architettura ambiente proprio questa rete che sottolineava Andrea che anche nella realizzazione e creare dei luoghi della cultura un nuovo tipo di museo e mi, mi farebbe piacere un simposio una riflessione su, su un esempio coraggioso che è proprio ripensa sin dall'inizio uh, il, il luogo in sé no grazie mille nel ringraziare e chiudere accetterei questa sfida direi che è proprio il prossimo passo mi sembra che qua di, di soggetti coraggiosi che vogliano mettere a disposizione possibilità e piattaforme ci siano quindi Speriamo appunto in, in, in possibilità e nuove reti e collaborazioni attorno a questi temi. Chiuderei qua. <ride>